Allora, buongiorno abitanti, oggi è venerdì, però per voi è un venerdì in live insieme a me e Frank. Ero così addormentato stamattina che ho mandato il... Ho mandato il vocale a Frank e non qua sul canale. Sta di fatto che oggi Frank mi ha fatto addirittura portare il paddino. Oggi è scorbutico, ragazzo. Il paddino e ieri c'è stata la finalona di Masterchef. Quindi come possiamo... Ma tu alla fine non ho capito se l'hai guardato oppure no. L'ha vista. Ma come non ne parliamo? Ovvio che ne parliamo. E niente, ci vediamo in live tra pochissimo. Sono pronto, piccia. No. Allora, oggi... Ma che pad hai portato? Ma come? È quella da 360. Sì. No, ma vabbè, ma hai detto porta il pad. Sì, ma non quella dell'Xbox 360. Ma che cazzo cambia pad e pad? Ma che minchia ti cambia? Cosa c'è? Ok. Cosa... No, è quella dell'Xbox. Ah, ovviamente. No, tu dici dell'Xbox. Sembrava 360. Quella... Ma no. Ma scusa, perché fammi vedere il tuo. Ah, oh, perché lui ce l'ha blu. Capito? L'hai comprato. Puttana. Gli è caduto. Ha sbattuto forte. Poi questo pad addirittura te l'ho comprato io. Esatto, l'hai comprato tu e non mi ricordo il motivo. Però non avevo lo voglio perso sapere. Una scommessa. Come ho perso. Avevo perso una scommessa e quindi ti ho dovuto comprare quel pad. Ma come avevo perso una scommessa ieri sera sulla vittoria di Masterchef. Che non ne parleremo. No, no, di Masterchef ne parleremo. Ma magari però dopo. Aspettiamo un attimino. Sono aspettiamo un attimino e dopo ne parliamo. No, parliamo... Spero che arrivi Pingu per parlarne. Parliamo magari alle 10:30. Boom, 10:30. Dopo le 10 e vi avvertiamo. Ma che alle 9:45 siamo già lì a parlare. Grazie mille Dark Knight, grazie mille Avrora, grazie mille Matil Docia, grazie per gli abbonamenti. Allora, niente spoiler. Intanto me l'hai fatto portare perché oggi dobbiamo giocare a un gioco particolare che si chiama? No, allora avevo diverse proposte per oggi. Vai, ma okay. Allora, una, vabbè, molto banale, è Valheim, però. No, vabbè, Valheim no, cioè Frank ce lo dobbiamo giocare a casa. Due e... quello che ti avevo detto l'altra volta, di cui non ricordo il nome, però questa avventura, come dire, un po' puzzle game, un po' no, con enigmi, robe da fare. Quello mi ispirava, grazie mille, Poema 96. Si dovrebbe fare in 2-3 ore, secondo me, se noi ci mettiamo bene dalle 10:30. Ce ne mettiamo 8. Ma ci... No, no, per... in 3 ore. Io però non posso tornare a casa tipo alle... tipo alle... No, non posso tornare tipo a casa alle 5. Alle 4, cioè dovrei tornare un ho po' detto prima. 2-3 ore, si iniziano alle 10:30, alle 1:30. Io capisco, ma perché devo fare la spesa, devo fare le pulizie di casa, devo fare un po' di roba oggi. Dimmi fino a che orai. Vabbè, capiamo, intanto non ci mettiamo lì, poi dopo... Come si fa a organizzarsi così? No, vabbè, ma capiamo com'è il flusso della live. Altrimenti giochiamo a Playtap. Cos'è Play? Ah, bello Playtap, ok. Quello, c'è una Playtap cucina da gestire, se qualcuno ha mai giocato Overcooked o visto Overcooked, è tipo quello. Però in versione più difficile. Fatto, esatto, alcune cose peggio, però alcune cose più fighe perché devi proprio fare l'imprenditore praticamente, devi costruirti il tuo ristorante. Ok, ma quindi c'è anche un lato economico da starci dietro. Sì, sì, è fondamentale. Ma tipo... è stupida, è tipo che con le monetine. Cioè tu hai il cash e lo spendi per fare degli upgrade sia della sala che della cucina. Ah, no, ok, quello carino. Quello potrebbe, che ricordi Overcooked, è vero, ci giocavamo. Per me con questo gioco si hanno delle dinamiche molto belle. Ok, sarei curioso. Quello mi incuriosisce parecchio. Forse sarei più su quello che sul secondo. Forse secondo... potrei anche trovare un volontario in più. Forse. Addirittura, vabbè, ma qua forse. Proprio abbiamo i volontari, addio. Buongiorno a Gaia, perché avevo una richiesta. Ok. Siccome tra... lo dico qua, faccio prima di scrivere. E siccome finita la live parlata, prima di giocare, di solito... Cioè, ultimamente stiamo facendo quella pausetta, no? Che mettiamo in mezzo. Sarebbe top se tu mi creassi un PNG largo tutto e magari con il disegno che ci ha grazie a TNG. Magari con quel disegno che ci ha mandato quel ragazzo, così lo mostriamo anche, e in cui c'è scritto una cosa tipo un attimo di pausa, la live inizierà tra... Ah, bello, ci sta. 5 minuti, poi fai un altro PNG con scritto 4 minuti, poi uno con 3 minuti, 2 minuti, 1 minuto e poi un ultimo con la live sta per iniziare. E poi come transizione un meteorite che arriva sul logo, lo spacca in mille pezzi e fa... Non servono transizioni. Niente transizioni, però mi sarebbe... Se lo facciamo a video... No, no, ma fatelo più semplice, fallo a PNG. Magari poi io... quel logo fatto in 3D come un doblone che incomincia a roteare e fa...
E poi nel momento in cui ritorniamo noi, transizione con il bottone che gira e ci siamo noi. Vabbè, io ci ho provato, io ho dato delle perché bellissime. È un ragazzo molto bravo molto a disegnare, bravo, lo dico persino io. Addirittura dici molto bravo. Molto bravo, secondo me è bravo a disegnare alcuni. Ma c'era stata la critica che non fai alcuni nasi. Stili secondo me non sono, non mi piacciono, okay, altri okay. Invece sì, ma glielo ho scritto. Ma eri tu che hai detto non fai nasi? No, era un'altra persona. Ah, un'altra persona, ok, ok. E... c'è proprio odore di merda, pigia il bottone. Ma già ho, mi hai messo questa cosa qua che mi ha spruzzato nella faccia. Perché secondo me è da qua che arriva. Praticamente Frank ha comprato... era l'unboxing che dovevo fare ieri in live, ma che non era quello. Un profumino automatico e che mi sono ritrovato oggi che mi ha spruzzato in faccia quando sono seduto qua. Ti giuro, non l'avevo neanche visto, non l'avevo neanche visto. Effettivamente c'è un po' odore di schifo, no, grazie mille Kraken. Ieri abbiamo passato io e Pingo a dire ma che odore sta arrivando. Veramente? C'è sta cavolo di pompa. È di la pompa, che... è la pompa da qui. Ma ignoto. Ma anche voi ci buttate il cibo? Io sono sicuro. Adesso metto la telecamera. Io però non ci butto il cibo. Cioè nel senso non ce lo butto. Il cibo io arrivo lì che c'è già. Ok, quindi c'è qualcuno che se lo mette. Non è che io prendo a mano. Adesso metterò una telecamera. Dovresti tirarlo fuori. Ma io lo faccio. Anche ieri ho preso il coso. Però sai un pochettino va giù perché Male. Ho capito. Appare tutto. Metti il blocco. E poi prendo a manoni con l'acquetta e faccio così. Fuori. No. È perché poi considera che poi dopo comunque c'è tutto il cibo che galleggia. Quindi io ne riesco a recuperare una parte. Io non riesco a concepire. Te lo giuro. Non riesco a capire com'è possibile. Va bene, sarò scemo io. No. Cioè, è che è difficile. Non riesco a capire. Questo è il momento. Comunque, in cui... guarda, quella pompa è stata proprio un errore. Guarda, ci penso. Cioè, non, ce la volevi mettere? No, è proprio stato. Cioè, è stata bella l'idea del lavandino. Ok. Tra l'altro, ho pagato un culo, ma perché sì, un signor lavandino. E quando capivamo che c'era quel problema dello scarico, sì, che non andava, dovevano dire no, che niente lavandino. Oppure finto. Ah, cioè dici. E dove lavavamo disagio. I piatti? Scusa. No, altra parte. Mettevamo un lavandino in un punto dove non c'erano problemi di scarico. Lo so, è comprendo. È stato un mega errore. Quindi ce la toglierai un giorno. Cioè, un giorno abbiamo qualcosa che non c'è più. L'abbiamo fatto, abbiamo speso anche un botto di soldi. Però, proprio penso. Sai, quando hai fatto delle scelte che ti rendi conto di essere sbagliato. Non puoi alcune cose prevederle. Sì, non pensavo fosse così. Mi dispiace. Ma io ci sto lavorando, cioè nel senso io ci provo a non farci andare giù della roba. No, ma se ne parliamo dopo perché questo è gli spoiler e quindi a parte che ho appena scoperto che non guarderà neanche Pechino Express, infatti mi dispiace quando un po'. Quando mai l'ho guardato? No, lo so, però è sempre divertente. A parte che vanno in Vietnam e sono molto contento che vadano in Vietnam perché mi incuriosiva. Io ho già visto cosa mangiamo oggi in Vietnam. No, certo, non può essere, non è paragonabile. Poi più che altro ha dei concorrenti, ieri li hanno presentati tutti, veramente un po'. Cioè non mi ispira neanche una coppia. Non li abbiamo già visti tra tutti, però questa volta li ho visti parlare, cioè li ho visti un attimino così. Si muovevano. Parlavano. No, l'unico che mi ispira un botto è che c'è Cevoli, il comico, il loro romagnolo con sua moglie, lui è simpaticissimo, infatti lui secondo me potrebbe essere una buona scoperta, è antipaticissimo, ma che non me lo ricordavo, proprio in due battute, ci ha detto veramente tre parole, mi è stato veramente sui coglioni, Caressa penso che è tutto... Che è il marito di Cristina Parodi, Benedetta Parodi. Sì, che è quel cronista... ho visto la sua pubblicità in Sky. Che poi è bravo, cioè è bravo come telecronista sportivo, secondo me. Ha degli occhi strani. È molto, molto chiusi. No, più che altro sono dei palloni neri. Okay. Sembra un alieno. Non ci ho fatto caso. Okay. Poi è fatto strano. Caressa. Vabbè. È tuo padre che lo bullizza cambiandogli il nome. Ah, minchia, pesissimo. Sì. Non mi immaginavo. Cosa mi hai aperto qua? Ringraziamo Eira. Di Wonka, okay. No, esatto. Sembra la roba di ieri. Perché così qua c'hai la chat. Sei felice. Comunque, non abbiamo spiegato il perché del puzzo di ieri. Perché lo avevo detto anche nella bollicina. Abbiamo fatto questa cucina al vapore che ci ha dato delle enormi soddisfazioni. A parte che ieri mi ha fatto straridere perché mentre noi stavamo cucinando la roba al vapore non mi sarei mai immaginato che ne mangiassimo anche così tanta. Cioè tutte le volte che finiva una mancia c'eravamo io e Nick che andavamo lì a sbocconcellare. E ciò nonostante Nelson è comunque andato a mangiare in mensa. Vabbè, io questa Nelson roba non l'ho capito. Praticamente fate conto che avrà mangiato l'equivalente di un, diciamo durante il video, l'equivalente di un primo piatto più contorno, secondo me un bel primo piatto più contorno. Poi è andato in mensa, ha preso un primo, un secondo e un dolce anche. Ha preso anche il dolce. Che cosa dici? No, forse il dolce no, non ha preso il dolce, ha preso primo e secondo. No, sai che forse l'ha preso. No, non l'ha preso il dolce, sono sicuro perché dopo gli facevamo la gag e lui diceva no, il dolce non l'ho preso. Ah, ok. Però si era preso sta smatonata di purè in mensa e diceva ma come minchia fa? Anche le lasagne gli è andata una Stamberga. Anche le lasagne che poi aveva mangiato 2 secondi prima. Secondo me andando lì tardi ti danno più cibo.
può essere, perché devono secondo me smaltire. Devono uno smaltire, sì, due non c'è nessuno, quindi hanno tutto il tempo del mondo. Sì, sì, è vero. A parte che mi è dispiaciuto che la signora che mi ha servito ieri aveva finito il turno da diversi minuti, stava lamentando. Per me, ah, ok. Lì che continuava a urlare, mi date il cambio, io devo andare, mi date il cambio. E tu ti sei fatto servire da lei. No, infatti mi sentivo in collo, volevo dire, vabbè signore, non si preoccupa. Mi servo da solo, no, vabbè, dire. Aspetto il prossimo. Comunque no, non possiamo dirvi i risultati. Come di no? Sì, adesso glielo dico. Di cosa? Ah, del no, gioco. I risultati. Io pensavo i risultati delle manche, cioè nel senso della cucina al vapore. No, ah, perché te li ricordi? Io non me li ricordo. No, beh, io me li ricordo, però devo dire, pensavo fosse un fallimento totale. Invece alcune cose si sono rivelate molto interessanti. E vi consiglio anche di comprare la vaporiera, quella in bambù. In bambù, perché effettivamente pensavo fosse uno sbatti. Ve lo sconsiglio. Io lo consiglio. Ve lo sconsiglio. Pensavo fosse uno sbatti. In realtà è come efficienza energetica zero. Se volete inquinare, comprate quello. Raga, è vero. Cattivissimo, è vero però. Ma perché dici efficienza energetica zero? Scusa, è come solita storia. È più efficiente usare, devi bollire dell'acqua. Puoi farlo lontano dal microfono. Scusa, mi ero un po' lontano. Dimmi, dimmi. No, se devi scaldare dell'acqua, come la scaldi? O in microonde o col bollitore? Sì. Se invece la scaldi, perché sono più efficienti rispetto a prendere una pentola e riempirla d'acqua. Lì stai facendo quello, stai prendendo una pentola, stai riempendo d'acqua e continui a far andare del gas per farla bollire. Ma quando ci sono i bollitori che sono più chiusi e come dire, che trattengono meglio il calore, più ermetici, elettrici, certo. Quindi scaldano l'acqua al punto giusto, senza esagerare, e ti cuociono tutto preciso dentro. Ma tu quando ieri vedevi quello in bambù saresti voluto entrare dentro e spaccarlo con una mazza da baseball e dire basta? No. Ah, ok, ok. No, perché a volte mi chiedo, tu hai tutte queste riflessioni in testa che ci stanno, cioè che secondo me hanno anche senso, però peso, cioè nel senso non ho dati, per dire. Ah, ok, perfetto, vabbè, vabbè, però è una, infatti tipo, tuo padre non è d'accordo, okay. Ma io che mi porti i dati. Ci sta, va bene. Bambù è sostenibile, perché cresce fuori. Però, sostenibile, devo dire, metti che sia sostenibile o non sostenibile, in ogni caso esteticamente è molto bello. Non, cioè, sono d'accordo, è molto più figo, un apparecchio elettronico. Secondo me cui... quello è veramente figo, perché d'accordo. Poi c'hai proprio il bambù, l'odore del bambù è veramente figo. Poi devi usare quelle lì, le retine, i foglietti, in un bollitore quelli... normale non serve. Ah, non servono, ok, non li ma no, usare. Perché ci sono i buchi e sotto c'è la vaschetta che raccoglie l'acqua che cola. Buzz dice: il mio sogno sono quelle vaporiere elettriche che si vedono nei video delle signore asiatiche che puliscono casa. Oddio, questo Buzz non ce l'ho presente, ammetto. Non so se sono quelle classiche, tipo più piani, però forse no. Il bambù è tra le piante più sostenibili, tra l'altro. Ma non stiamo parlando della pianta bambù, stiamo parlando... È perché ti sei scagliato contro il bambù. Stiamo parlando del fare scusate, cuocere a vapore usando il bambù piuttosto che una vaporiera. Però quella la puoi portare a casa se vuoi. Cosa ci faccio? Ma ce l'ho a vaporiera a casa. Ah, è quella più piani. Sì, però è vecchia, probabilmente è poco sostenibile quella, perché ha tipo 20 anni e quindi ha un'efficienza energetica. Esatto, che magari è terribile. No, dovrei comprarne una, chi me lo fa fare? Quindi. Non c'ha quella in bambù! No. Vabbè, io ci ho provato. Che senso? No, vabbè, sarà ben più con un elettrodomestico, attacchi alla corrente e fa tutto. No, vabbè, certo, sicuramente. Però io non vedo l'ora di poter avere una cucina senza gas, ad esempio, una casa senza gas. Ho visto una roba fighissima che avevo mandato a Nick, praticamente. Si chiama piano induzione, non è una roba assurda. No, il piano induzione, però mascherato. No, non mascherato, fatto come banco anche tagliere. Cioè tu lo potevi, hai questo banco di marmo che in cui non vedi i fornelli dove sono. Cioè è semplicemente una piccola linea sopra sopra il banco. E tu puoi usare quel banco lì sia come fornelli sia come piano induzione. Proprio design. No, è design pazzesco, in modo tale che tu proprio entri in una cucina e non ci sono i fornelli. Cioè non li hai a vista, però penso che sia una roba proprio da ricconi. Sì, infatti io l'ho mandata a Nick, spero però che investa in questa cosa e rifaccia tutta la sua casa con quel piano lì. Non mi ha risposto, infatti sono rimasto un po' deluso. Aspetta, prima dei risultati della mensa, ti volevo dire che mi sono già organizzato. Allora, domani vado a vedere Dune in lingua originale. Quindi poi ne potremo parlare. Spero. Ma io non l'ho visto. Vabbè, ti potrò dire se ne vale la pena recuperarsi l'uno per andare poi a vedere il... Non si trova l'uno. Te lo dovrei noleggiare. Non è vero, perché lo davano su Italia 1, non te lo sei voluto vedere. Quelle che abbiamo visto. Ma no, guarda, ma poi quando era? Ieri? Ieri, c'era Master. Ieri c'era Master. Già ho dovuto vedere Master con la pubblicità, volevo spaccarmi la faccia. Ma non è vero, ma
Aspetta un attimo, qua dobbiamo parlare di pubblicità. No, di pubblicità, ma posso almeno parlare di pubblicità? Pubblicità, pubblicità. Hai visto, spero, quella pubblicità è geniale con l'interruzione audio. No, a me quella cioè, da un po' che gira. È geniale. No, per me sono dei deficienti. È proprio fastidio. Allora, è fastidiosissima, però c'è una roba che gli possa piacere di un po'. Mi piacciono, quella no, perché mi fa proprio mi dà fastidio, mi prova disagio, vorrei cambiare canale quando c'è quella. Praticamente, pubblicità. Per chi non lo sapesse, c'è questa pubblicità che non mi ricordo neanche che cosa sponsorizzi. Forse sponsorizza dei. Ma è di Sky comunque. Non è di Sky. No, è tipo interni, forse. Boh, mi sembrava un'altra roba, tipo robe inerenti alla casa. Vabbè, vi parte la pubblicità e salta tutto l'audio. Cioè, sembra quasi che ci sia un problema. E per poi scoprire che in realtà è la pubblicità stessa. E con il tizio che spiega alla fine: non siamo bravi a fare le pubblicità, però siamo bravi a fare questo, una roba del genere. Può essere che dica un messaggio, però effettivamente ti cattura un botto l'attenzione, perché le prime volte che mi è capitato pensavo che stesse laggando l'app di Now TV e che mi stesse dando dei gran problemi. Quando poi l'ho scoperto, ho detto: ma vabbè, ma questi sono geniali. No, loro hanno detto: facciamo una roba fatta male e questa roba rimarrà un botto impressa nella mente delle persone. O almeno penso che Zanzariere. Sia così. Vedi, la prima volta pensavo ci fosse un problema, Zanzariere. Comunque ha detto a Sfix che è stasera. Però è stasera, vecchio! Non lo guardo con la pubblicità, dura 20.000 anni. Ma cos'è? Siamo nell'Ottocento. Ma è bello, perché intanto ti puoi prendere una pausa per andarti a fare i popcorn e poi andare a pisciare. Ho finito i popcorn. Niente, finiti popcorn. Potrei ricomprarlo. E vabbè, comunque mi sono già organizzato. Non mi sono ancora organizzato per la zona di interesse, però anche lì ci sto lavorando. L'unica cosa che però mi è dispiaciuta un botto. Ma perché non vai a vedere in Atmos Dune quando ti ricapita? Vedere un bel film in Atmos. Ne andrò a vedere un altro. Non mi sento di andare a vedere. Perché non li fanno tutti in Atmos. Oh, non lo vado a vedere in Atmos, lo vado a vedere... Lo vado a vedere due volte. Beh, sei molto bello, sì. Molto bello. Mi guarderai la finale di MasterChef in Atmos, ammetto. Quello sì, quello sarebbe molto... Non è mixata in Atmos, non ti servirebbe a niente, probabilmente. Vabbè, comunque, quello che ti volevo dire è... ho però rinunciato a una cosa che sarebbe stata fighissima a livello di live, perché potevo andare a vedere insieme a Nelson, che mi aveva addirittura preso il biglietto. Infatti l'ho paccato malamente, mi scuso di questa cosa, ho fatto veramente l'amico infame, però nel senso, a volte bisogna anche fare una scala di priorità. Nel senso che avevi già l'appuntamento. Sì, sì, che gli avevo già detto vengo, e poi gli ho detto no, guarda, c'è Dune in lingua originale, non vengo. E quindi si è arrabbiato, però sono in qualche riuscito... Però viene anche lui a vedere Dune. No, non viene, perché c'è questa cosa qua. infatti peso, ma in qualche maniera sono... Questa è un'infamata. Questa è un'infamata assurda, ma in qualche maniera sono riuscito a scampare. Ti invita a un evento e tu, sì, vengo, poi... Ah no, vado a un altro evento che secondo me è più divertente. Bravo, però è che in realtà sono riuscito a sbloccare solo con Nelson, perché con altre persone no, la mia esclusività. Cioè, nel senso, già ci sono poche volte. Se poi tu me la fai pesare per le volte addirittura che ti pacco, non mi vedrai mai più, capito? E quindi grazie a questa mia esclusività riesco a destreggiarmi senza farmi... Ah, sei fortunato che Nelson ha tanta pazienza. Uno mi avrebbe spaccato la faccia. Cioè, no, quello no, però tanta gente, almeno io ho smesso di vederla, così a forza di dirgli no, non ci so. Io non è che paccavo, dicevo solo no, ho smesso di scrivermi giustamente. Comprendo. Nelson invece tanta pazienza. Sì, tanta pazienza. Tono, vuoi il mio biglietto per vedere il Club Dogo, ti faccio lo sconto? No, grazie di Incibacco. Non dovresti pagare una per merda, vedere il Club Dogo. No, vabbè, adesso pagare no, però non sono fan, ammetto non sono fan. No, però ti stavo dicendo, ho paccato un evento che sarebbe stato fighissimo, una partita della squadra Warrior di football americano. Cioè, football americano in Italia. Quando l'hai visto? No, non l'ho visto, ho paccato. È questo l'evento che ho paccato con Nelson. Dovevamo andare a vedere la partita dei Warrior. È proprio una merda. No, ma e poi la sua passione, sì. Poteva essere effettivamente anche una roba carina. Volevo fare delle riprese, cioè, streaming in live, che organizzavo adesso, tutta l'attrezzatura. Streaming in live no, però avrei voluto vedere il livello di football americano italiano. E potevo anche fare un po' di video per poi portarveli in live, sempre che i Warriors fossero d'accordo con questa roba. Non credo che vengano a bloccarti sugli spalti. Beh, non so, magari metti che si incazza. Vabbè, comunque potevo farlo, non l'ho fatto, ma ci stiamo già riorganizzando per andare a vedere un'altra partita. C'è cascato di nuovo. Spero di non paccarlo questa volta. Ma non potevi andare al cinema un altro giorno? No, Aurora, perché non lo davano più in lingua originale. Quando si beccano in lingua originale, purtroppo bisogna andare. Quello è fastidiosissimo, che li fanno una sera a settimana. Capito, quindi non potevo perdermi. Cazzo, sono degli impegni. E più che altro, lì prevale sempre
la vocina dentro di me che mi ha fatto poi pentire tante volte, e cioè perché stai spendendo soldi in un film doppiato? Cioè tutte le volte che poi sono andato a vederlo magari doppiato al cinema ho detto ma cazzo, sono proprio scemo, perché cioè, tu ti stai guardando sta roba doppiata che poi non ti ricordi il doppiaggio, cioè non ti ricordavi com'era l'effetto del doppiaggio, quando lo vedi poi ti fa veramente ha senso andarla a vedere in Atmos in italiano, che almeno dici vabbè, quello dai, quello ci sta, quello ci sta. A Luci lo danno in inglese ogni giorno per una settimana. Interessante, però Luci, secondo me Luci qua a Bologna Luci qua a Bologna è molto trasandato, cioè sinceramente da anni che non è messo benissimo, non è proprio bello andare a vedere i film lì. E il mio cinema di fiducia lo danno il 5 marzo di una in inglese. Ah, vabbè, dai, ci arrivi. Ma non prossima posso settimana, vedere l'italiano. Martedì? O martedì o mercoledì. Se no, c'è anche Demon Slayer. Yaiba. Demon Slayer fanno questa roba stranissima. Giapponese lo fa. Non è un film. È l'anime, scusami. È il primo episodio della nuova stagione. I primi due episodi della nuova stagione trasmessi al cinema. Che mi chiedo, infatti, io sapevo di gente che già andata la scorsa stagione ed era rimasta delusissima. Ma perché i primi episodi delle stagioni degli anime sono molto lenti, soprattutto tipo Demon Slayer, cioè proprio non hai robe carine. Quindi, effettivamente, la gente si lamenta. Però è anche un momento di unione dei fan. Che si trovano tutti in una sala, sono tutti gasati. Poi non è che tutti hanno l'80 pollici come te a casa, c'è gente che ha lo schermino. Ma io ho tipo un 60, forse 65. 65 ragazzo. Io ho un francobollo a casa. Perfetto. Comunque stavi per svelare i risultati della mensa di ieri. Non so se lo sapete, abbiamo un canale Telegram per gli abbonati. Esatto. Se lo sapevate già. In cui diamo contenuti mega esclusivi. Roba incredibile. E ci ricordiamo. No, aspetta, per dire, ieri ho commentato tutta la puntata di Masterchef. Io t'ho mutato. Io le ho detto, muta per 8 ore. Con commenti spoiler, cioè nel senso che uno che entrava nel canale comunque non leggeva perché la scritta degli spoiler erano coperte. Però è divertente, cioè si possono fare queste cosine che sono un pochettino più private. E basta, era per dirvi che alcune cosette a volte le facciamo. Soprattutto mandiamo le foto dei nostri pub. Esatto, e la cosa più bella è che tutto quello che è lì dentro non può uscire. Se esce, sono cazzi. No, non può. Ok. Cioè, doveste tipo fare la foto al telefono. No, anche Aurora l'ha mutato. Ma che storia. Vabbè, ci sta. Va bene. Ma tanto si può, cioè lo sapete, voi su Telegram potete mutare per un'ora, 2 ore, 3 ore, 8 ore, quello che vi pare, un'ora. Tutto quello che è lì dentro voi non lo potete tipo inviare fuori, non potete neanche catturare lo schermo, cioè ad esempio non posso neanche far quello. No, infatti vi faccio vedere che io adesso volevo farvi vedere i piatti. Ok. Ma giustamente non li puoi inviare? Questo è quello che cattura. No, niente. Bellissimo. Ma se io ingrandisco la foto la intravedete sotto. E la Madonna, ok. Perché è bloccato. Vabbè. Assurdo. E quindi ve lo farò vedere qua così. Allora, questo è il primo piatto. Ok. Sì, vabbè. Vabbè, dai, capite. Scusa un attimo, Frank, adesso dico una stronzata, ma io ho gli originali di quelle foto. Ah. Potrei inviarteli e tu li puoi far vedere. Ma ci metto 2 secondi. Vai, te li invio in 30 secondi. Fatto. Ma più divertente. No, divertentissimo, però giusto per la gente a casa. Però un'ora per far vedere cosa abbiamo mangiato. Aspetta qua. Momenti alti. Sì, momenti altissimi questi. No, sarà andarli a Big Julius, non a me. Sì. No, più che altro sarà importante per chi ci gioca. No, è figo perché fra un po' comunque possiamo vedere lo storico di tutti i pranzi di Nelson immenso. Quello è stra divertente, ammetto. Sì. Ci porrà un momento di riflessione. Boh, mi inviate. Non è vero. Ah, ma ti devo inviare singolarmente? No, non è vero. No, ok, perfetto. Allora posso. L'ho fatto giusto. A volte ci ripenso e dovrei farmi la cartella solo con i miei. Così a volte me li vado a rivedere. Vabbè, ma li riconosci. Li riconosco, Pingo, però si salva tutto quello che non lo sto facendo. Che mangiamo. A volte mangiate dalle a volte mangiate alle 12 e a volte alle 14. Sì, Nicole, c'è questa roba. Ma praticamente perché la mensa o ci vai appena apre. E quindi verso le 12, e così c'è poco casino. Altrimenti dalle 12 in poi arrivano tutti tipo operatori ecologici, muratori, tutti quelli che fanno lavori fatichi, idraulici, gente. È vero. E tosta che mangia, cioè occupano tanto spazio. E all'una è l'inferno. All'una arrivano tutti i colletti bianchi con le loro borsette 24 ore. Okay. No, però arrivano tutti quelli degli uffici ed è un casino. Invece andando all'1:30, 2, proprio tranquillissimo.
Ah, e aspetta che volevo dire, a Messer ho già sentito il contatto che ci hai passato, è stato già disponibile, ci siamo già organizzati, grazie mille perché è un top contatto, perché non so se lo posso già dire, lo potevo già dire, sì, perché ne avevamo anche comunque già parlato. Vabbè, non so cosa stai per dire. No, di questo contatto di Messer Azzone, sì, è un esperto di cucina uno medievale. Uno storico e esperto di cucina, cosa hai detto te? Medievale? Sì. Sì, medievale. È vero. E ieri mi sono incammellato tantissimo a vedere queste ricette. Incammellato vuol dire che sono rimasto a guardarle. Preso. Esatto, preso, facendomi dei gran trip, perché effettivamente ci sono ad esempio questi gnocchi medievali che, di cui c'è tutta la ricetta, che sono stati anche ricreati, ed è mega affascinante perché tu dici effettivamente come mangiavano le persone di un cioè che ricette avevano. Io mi sono sempre immaginato delle ricette orribili, cioè con dei sapori che non corrispondono minimamente alle cose che ci piacciono. C'è un libro di Barbero, se vuoi, tutto dedicato a questo, più o meno, nel senso si chiama Che ora si mangia, ok, e ti parla di come è cambiata l'abitudine pranzo cena eccetera negli ultimi secoli, però lì ti cita anche robe che mangiavano, pure esempi di pasti che proponevano. Ok, io tipo mi immagino, cioè intanto mi immagino il momento del pasto come una buffata totale. Nel senso che... Beh, Carlo Magno si mangiava della gran carne. Carne a gogo. Vabbè, però carne... squintalato. Però riesco un po' anche a capire, perché effettivamente li cacciavano delle robe immense e poi avevano carne all'infinito, quindi loro continuavano a mangiare carne su carne. Beh, su carne. Era buono, poi gli veniva la gotta. Però scusa, stipati di sale. Avranno non so, questo ok, non so. Io mi immaginavo proprio... Da me non è detto, perché okay. Il sale comunque devi farlo alle saline... No, non lo so, no, però lo so. Mi veniva da dire stipato di sale, perché effettivamente era un insaporitore che ha il sale costava, vedi. No, certo, perché io dicevo ricchi. Cioè io pensavo proprio a sì, ricco Carlo che si mangia, l'aveva, che si mangia un qualsiasi piatto stipato di sale a mille, perché comunque gli piace un botto il sapore. Beh, quindi vuole un po', dà anche fastidio. Non lo so. E poi mi immagino, non so perché, mi sono sempre immaginato le ricette come questi pasticci con dentro qualsiasi roba, anche degli abbinamenti un po' alla Space Valley, cioè che un po' alla Nicolas. Cioè, perché è un po' la Nicolas? Nel suo rotolone, ah, cioè, sputti tutto nella pasta briseria. Sì, un po' sì, cioè che tipo prendi la carne, la metti dentro con anche mille frutti, cose, non lo so, sì. È proprio dei polpettoni schifosi. Poi magari... Messerazzone, lo sapevo che le carote erano viola, me l'ha quello insegnato Bressanini. Quello sapevo anch'io e sono diventate arancioni grazie all'Olanda. Fatto selezione, perché trovi ancora dei quadri in cui sono viola. Veramente? Ah, ok. Carlo, tu che sei esperto d'arte, dovresti sapere. No, non lo sapevo. Vabbè, al Mondo, oggi il podcast internazionale Il Mondo, che va in onda tutte le mattine, parlavano nella seconda parte di impressionismo. Ah, ok. Da lì, quello, ho skippato tutto. Perfetto. Tura di palo. Ok, no, però era per dire che questo argomento, quindi faremo una puntata, spero, riusciremo a organizzare una puntata a tema cibi antichi, cibi medievali, e anche perché il mio più grande sogno è cercare di provare, non ce la faremo mai, a noleggiare un'armatura medievale, almeno per quanto riguarda casco e petto, pettorina, come si chiama la pettorina? Vabbè, la pettorina medievale. Chestplate. Chestplate, esattamente quello, e farlo indossare a Cesare, che penso che si gaserebbe tantissimo. A portare una roba pesantissima, uno spadone, ma già tipo una cotta di maglia, scudo sulle spalle, quello sarebbe incredibile. E quindi volevo fare una roba del genere. In realtà ho visto che lì, oltre alle ricette medievali, mi sembrava ci fossero anche delle ricette dell'antica Roma, perché tante ricette ci provengono anche dall'antica Roma, e quindi sì, anche quelle potevano essere molto curiose. Cucina mediterranea, no? Non lo so. Farro. Sì, no, ok, certo. Però dico, non ti saprei dire dei piatti precisi. Ah, no, quello neanche io. Vabbè. Beh, la carbonara, la matriciana. Esattamente quelli. Però sì, è un campo strafascinante, perché anche quando tu vedi delle ricostruzioni, non so, in serie TV, di quando c'è il momento del pasto, è molto, secondo me, forse è sbagliato, cioè forse... È molto ignorante, cioè ci mettono sopra della carne, un ma po' dipende di frutta, da cosa li fa mangiare con le mani. Ma che in realtà, pensandoci, cosa, che serie ho visto, film proprio medievale. Ma ti devi grattare i coglioni là. No, ma scusa, ma girati un attimo, vai fuori. Non mi stavo grattando i coglioni, ma mi sembrava che mi fosse salita una palla. È fastidioso in noi uomini, a volte succede, è un processo che succede. Scusate, mi stavo mettendo un attimo a posto. Se vuoi te le possono unire con un punto, mi hanno spiegato. Non è vero, ma dai, ti giuro. Non dire cagate, ma si possono unire le palle. Ho chiesto con un a Lambo, mi ha detto che esistono dei... Ti giuro. Che senso avrebbe? Ti mettono tipo un punto e te le bloccano.
Ah, perché per non farle salire, esatto, su. Dopo stanno lì. Allora, no, effettivamente non c'è da scherzare. Vedi da che una ti scappa, te la trovi qui. Dai, ah, merda, a parte che mi dà fastidissimo. Non può arrivare lì, però il fatto che può scappare sì. E in realtà è una patologia, il fatto che in alcuni uomini il testicolo qua. No, il testicolo quando si dice una testa di cazzo è solo per quello che il testicolo sale su e in teoria ti devono operare. Cioè ti devono operare per metti un punto. Ma dai, ma non è vero che ti metto un punto. Questa, così mi ha detto. Chiederò a un medico per questa cosa. Ma detto così metti un elastico lavoro alla base, così rimangono tipo mazzo di fiori. E spero quello è assolutamente top. Ho i brividi e sono donna, Frank, ti capisco benissimo, perché anch'io ho i brividi in questo momento. Ma prego, abbiamo cosa stanno dicendo? Stavamo dicendo della cucina antica. E tu mi stavi dicendo effettivamente che serie non ho mai film visto medievali. Beh, io tipo ho visto tutto Vikings, in cui Vikings, non ci sono gli spiriti. Sì, sì, ci sono allora, gli dèi, loro vengono resuscitati. Quindi no Vikings, dai, dimmene uno. Beh, però sull'antica Roma mi ricordo, ho visto un sacco di film. Ma stiamo dicendo medievali. Ah, medievali. Medievali ho visto, medievali ne ho visto un botto, tipo? Tra cui anche, per dire, c'è un momento in Last Duel. Quello con Adam Driver e Matt Damon. Penso che fosse quello. Che c'è a un certo punto un banchetto, quindi ti fanno vedere anche che cosa c'è sopra la tavola. Ci sono dei momenti in cui comunque loro mangiano. Mi ricordo della gran frutta lì. Però Vikings è abbastanza valido storicamente parlando. Non lo so, Robinho. Però scusa, sono gli dèi. Beh, ma perché è un perché deve darti la loro percezione della vita. La loro percezione della vita, che secondo me è quello molto figo. E infatti sono sempre giustificati. Cioè, tu dici, non è che lui ha vinto perché c'era era benedetto dal dio. Però è che loro ci credono tantissimo e questa cosa gli dà coraggio. Ma è questo qua su Disney Plus. Cosa parla? Aspetta, è quello con Adam Driver. Sì, Adam. Bellissimo. Di Ridley Scott. Non l'hai visto? Ma è bello. Bellissimo. Bellissimo. Contevole di Jodie Comer, la protagonista di questa storia di tradimento e vendetta. Ma che noia. Nella Francia del XIV secolo. È molto. Ma perché non l'ho mai vista? Quella del visionario. Ma Ridley Scott è quello che ha fatto Napoleone, è vero? No, niente. No, aspetta, però lei te l'avevo anche già parlato. Non dice guarda, più niente. E praticamente questi due cavalieri devono lottare fino alla morte dopo che la moglie di De Carrouge accusa l'Egris di stupro. E la cosa bella, aspetta, ti dico solo la cosa che secondo me lo rende particolare, è narrato dai tre punti di vista. È narrato dai punti di vista del primo cavaliere, è narrato dal punto di vista della dama ed è narrato dal punto di vista del secondo cavaliere, quindi tu hai la stessa storia ripetuta tre volte secondo tre punti di vista differenti. Questo è molto carino. E ti dico, a livello di atmosfere medievali ci sono tutte, c'è cioè molto bello. Sì. E guardati anche Il Re con Timothée Chalamet, che mi è piaciuto molto. Dov'è? È su Netflix. Se vuoi roba medievale ti guardi quello e ti guardi sicuro mi farà cagare. Ti sei ovviamente, giocato così consigli. Ovviamente, come dico sempre con mio padre, nulla sarà a livello di le crociate. Cioè quello non ci arriverai mai. Però insomma, capolavoro poi è sbagliato, tutto sbagliato. Però è bellissimo, sì, sì. Ma mio padre proprio si ricorda delle scene a memoria di roba. Anche se devo ammettere che vedendo la versione originale integrale, ok, forse non l'ho mai visto quella un po' integrale, okay. Cioè, l'ultima volta che l'ho visto, ho visto quella integrale, a volte dicevo boh, evitabile. Ah, ok. Nel senso, perché dura tipo un'ora in più, cioè minchia, una roba impegnativa. Ma lo dovrei vedere, cazzo bello. Però ecco, adesso mi è tornato comunque la volta. Ti ho distratto, ma prima di parlare di cibo medievale, cibo dell'antichità e tutto il resto, dovevamo vedere i cibi della messa che abbiamo mangiato ieri. Vabbè, questo è il gioco che facciamo tutti i giorni. Allora, qua io devo dire che ho sviato le masse. Sono stato bravo. Questi sono i piatti di ieri, scrivete adesso secondo allora chi c'era ieri in mente. Allora c'eravamo io, Frank, Pingu, Nicolas, Nelson. Ok, vai, secondo voi chi ha mangiato questo? Perché avete sbagliato un botto ieri. Sei rimasto deluso. Ma delle robe, ma io non capisco. Ma cioè, ci cascate proprio come degli tra l'altro ieri io ho scordato di prendere l'acqua, infatti non ho bevuto. Avete visto della nuova miniserie TV Shogun? Me l'ha mandata ieri Nelson, quella lì su Disney Plus. Shogun, sì, può essere. Shogun. C'hai ragione. Me l'ha mandata ieri Nelson e mi ispirava tantissimo. Comunque dicono tutti Pingu. Pingu, ma sai perché? Perché vi frega il Valsoia. Vedono lì Valsoia e dicono tutti Pingu. Allora, voi dite Pingu. Ieri nel gruppo questo è stato dato a Pingu. Quindi, e qua ci avevate preso. Vediamo il prossimo.
Che solo a vederlo così fa star a ridere. Ma poi a me fa star a ridere quell'hamburger che è tipo nascosto. Cioè l'hanno voluto, gliel'hanno servito un po' E non, non ho ancora capito cosa fu. Ma non era un hamburger, era un tenerone, era tipo un tenerone. Ma era tipo un polpettone. Nelson tonno. Nelson. Questo è gratis però. E anche questa è questa Nelson. Era che aveva già mangiato, aveva già, no, sì, non so come una lasagna, dei tortellini e un hamburger. Per dirvi, prego, non so come faccio. Vabbè, questo è Nelson, l'avete indovinato. Il problema è stato dopo. Okay. Dopo, rega, avete scazzato tutto. Fa vedere. Questo è il prossimo. Cioè, okay. Allora, zuppetta di farro, se non sbaglio, sì, lenticchie, sì, una roba del genere. Sì. No, c'era anche un'altra verdura, ma non mi ricordo quale. Tonno. Del yogurt. Sì, yogurt alle fragole. Zero alle fragole. Sì. Frank, Nicolas. C'è il bicchiere. Frank. Al di là del fatto che Tonno mandi le foto, non so se avete notato, cioè quelle... La sua la manda dritta verso di lui. No, non è vero, le mando le sto girando tutte a casa. Ieri no. Che palle. Tonno, Franco Nick. Ma come fate a confondere? Non può essere non ve lo diciamo. Formaggio questo non... Allora, avete visto questo. Andiamo alla prossima. Qua avete del riso ai funghi coperto di peperoncino, okay, in maniera brutale, infatti non si capiva che era riso probabilmente. È vero. E un'insalatona con le mozzarelline, mais, dell'insalata che non... No, Cesare non c'era, messer. Allora, vi sono rimasti a scegliere tra Nicolas, Tonno e Frank, quindi questo è il secondo piatto che avete visto. E poi l'ultimo era questo, risotto ai funghi con peperoncino, sì, e ciotola di pisellini e carote. Tonno, Frank. Allora questa tonno, Frank. Ah no, questo tonno. In realtà tonno. Mi sono appena accorto di avervi mentito, ma per errore. Questa è Nick, peperoncino strano tonno. No, a me piace il peperoncino. Adesso tonno, il twist finale. Tonno, Frank e poi tonno. In ordine Nick, tonno, Frank. Questa Frank. Quindi voi dite Nick. Sì. Cioè voi, insomma, che ha letto. Nick, tonno, Frank. No, è il contrario. Nick, Frank, tonno. Oh sì, comunque sì, più o meno sì. Adesso ve le continuo a cambiare così non ci capito. Sto capendo più nulla. Questo in, in realtà mi sono appena accorto di avervi detta male una prima. Ah, ok. Perché? Ok, allora adesso ve le svelo. Vai, svela. Questo non è Pingu. Non è Pingu, no. Questo è Nicolas. No, non è vero, sei tu. Sono io. Vedi, sono continuo io a sbagliare. No, sono io. Questo è Tonno. Questo sono io perché... Ha fottuto tutti. Ho fottuto tutti, ma... perché mi ha intrigato quello yogurtino Valsoia e poi era solo una coincidenza che fosse vegano. Io manco me ne ero accorto. E quindi ho detto, cazzo, ma sai che me lo prendo? Ed è stata una bellissima scoperta. Ho detto, proprio guarda, quello yogurtino... Poi è partita tutta la conversazione sugli yogurt. Sì, yogurt, yogurt vegano. La soia san, esatto. Quello del caffè della soia san, che io avevo preso lo yogurt del... La soia san al caffè, io penso la cosa più acida che avessi mai sentito, e Pingu me l'ha confermato. Cioè io ero veramente lo stavo continuando a mangiare. Poi è bellissimo perché l'avevo preso senza niente, cioè non l'avevo preso con dei topping sopra e mi veniva da sboccare. Comunque prego con il prossimo. Poi abbiamo, guarda, Nelson. No, okay. No, Nick era quello prima. No, Nelson. Questo Nelson. Sì. È Nicolas, che è stato corrotto da me con lo yogurt. Ha preso anche lui uno yogurt, però intero, perché ha detto, ma fanculo, io lo voglio sentire bello. Se posso dire, ci sono delle cose palesi che vi dovrebbero far capire. Non so se svelarvele, perché poi il gioco no, è finito. No, poi il gioco è finito. Non farlo, non svelarglielo. Sono proprio gli elementi che se vi mettete lì e ragionate un attimo. Beh, uno tra tutto, sapendo un po' le diete. Vabbè, allora è svelato. Posto. No, vabbè, ma il parmigiano tanto. Parmigiano e yogurt. Sì, cioè. Però no, aspetta, c'è un'altra roba che... No, beh, io lo yogurt lo mangerei, senza. Sì, problemi. Ma non può essere Pingu, anche, okay, oltre, certo, al parmigiano, perché sì, c'è, sì, yogurt, no, infatti intero. Come ragionamenti logici ci sono, c'è un'altra roba fondamentale. La che... scodella di verdure. No, la scodella di verdure, ma che non posso svelare perché sennò diventa veramente troppo semplice. Ok. E ho iniziato adesso a coprire tutto il peperoncino. Va bene, devo palesemente provare. Palesemente saremo super sgamabili, okay, le prossime volte. Comunque, insomma, questo ero io e questo era Pingu. Però... Totolone di verdura, sì, cotta. Esatto, anche qua ci sarebbe un altro elemento che vi potrei dire, ma poi dopo li sgamate tutti. No, io però mi piace un botto confondere. Quindi adesso che voi mettete il peperoncino, io la prossima volta mi sa che metterò il peperoncino. No, allora sarei tentato tipo oggi, okay, mangiare la carne così vi fotto. Bello. Il problema è che siamo in due, quindi super sgamabile. Però tipo la prossima volta un agnello gigante lì, effettivamente la picagna sta, esatto. Però così non vale. Le carote confondono solitamente. Frank, è vero, di Incibacco, lui ama un botto le carote, anche Pingo, scoperto. Tonno
metti il formaggio che ci freghi. No, quello messare non ce la farò mai. Non ce la... Quali sono le emoji? E tutti che lo chiedono tutte le volte. Lo so, ma in realtà le capisci. Se vai nel gruppo lo capisci. Sì, tutti. Sì. Cioè, sono proprio palesi. Mi fa ridere comunque che in ogni volta che provate a indovinare, cioè, magari, che ne so, vince Pingu. Ok. Ma in realtà ce ne sono altri che dicono me o sì. Nick, robe così. È uguali per tutti, tranne Nelson. Ok. Cioè, Nelson è l'unico che la sua emoji sì. c'è solo nella sua, okay. in nessuna delle altre. Cioè, la gente è proprio colpo sicuro. Con quella? Sì. Figo, giusto. Non si è mega caratteristico. Ma ti volevo chiedere un'altra roba, visto che stavamo parlando di cibo. Ma ci potevi far vedere, o magari non lo puoi far vedere, il sito che hai trovato di birra analcoliche? Perché te lo volevo già... Cosa? Fail. Perché? No, oh. No, cos'hai fatto? Sono confuso. No. Allora, ho ordinato un po' al volo. No, ma hai già ordinato. Sì, sì, ma ho parlato con Nick. Abbiamo speso no, 98 euro di birra analcolica. Ah, vabbè, no. Ne ho prese 38. Minchia, bravissimo, ok. Sono tipo 20 euro di spedizione perché arriva dall'Olanda. Ok, figo però. No, sì. Ce ne sono di tutti i tipi, sono gasatissimo. Tra l'altro ringrazio una persona nei commenti, poi se leggiamo i commenti la ribecchiamo. Ok. Che mi ha consigliato una birra. Sì. Che era la stessa di cui si parlava nell'articolo internazionale che avevo letto. Ballo. E che quindi cioè, lei ha detto: è una IPA. Anche a me piacciono le IPA. È una IPA buonissima, senza alcol. Ok. La sono andata a cercare e sono finito su sto shop che è olandese, ma c'ha tutta la roba in italiano, okay. eccetera. Si chiama Senza Alcol. Non starà curioso comunque. E quindi insomma, ne ho comprate un botto. Ho fatto un enorme sbaglio. Ok, enorme addirittura. Nel senso che ero un po' così. Aspetta un attimo, il boss Nick si è incavolato per questa cosa qua. No, cioè, ma lui cazzo okay, non gli frega niente. Okay. E cos'è successo? Che ho messo tutti i dati per bene, anche fattura. Beh, stando attento a differenziare se è legale da dove me lo devi spedire. Ok, va bene, non certo. Sbaglio. E il problema è che così ero un attimo distratto e non mi era mai successo. Ho sbagliato il cap di questo posto. E hai messo? No, ne ho messo uno che non, neanche di va, mi ha messo quello di casa mia che è in culo. No, ho fatto un mix, un numero completamente a caso. Ok. E quindi me ne sono reso il giorno dopo. Sì. Li ho già contattati e loro mi hanno già detto: guarda, purtroppo di solito quando uno sbaglia il cap ordina entro una certa ora, noi spediamo subito, quindi avevano già spedito. No, dai. Però nel senso usano ma le poste olandesi. Scusa, perché a caso. Ma una casa ma tipo no, di... è Bologna. Ok. Forse non è neanche Bologna. Non è neanche Bologna. Non è neanche Bologna. Ma, neanche Bologna. Ma no, no, vabbè. Finita, ok. Come fanno lì, è vero, col capo sbagliato? Me lo sono sempre chiesto. Però si è scritto Bologna, dai, magari sono intelligente. Vabbè, e quindi loro l'hanno già dato alle poste olandesi, quindi non ci possono più fare niente. Ok. Però hanno detto che mi arriverà una mail quando viene affidato a un altro servizio in Italia. Ah, ok. E ha detto, in quel momento tu entra in gioco e scrivigli. Quindi okay. devo stare pronto a fare. Però la cosa che mi fa strano è che comunque l'indirizzo di spedizione c'è, anche se il capo è sbagliato, loro in teoria cercano l'indirizzo di spedizione. Vedono qual è il cap giusto, mi varrebbe a dire la cosa me logica. Ma loro fare. Buttano dentro il zip code e via. E dici via, può essere. Può essere. Sì, comunque, so. No, in realtà mi tranquillizza questa cosa perché io tutte le volte mi sento un po' stupido ad andare a cercare i cap perché me li scordo sempre. Cioè, proprio una roba che non mi riesco mai a ricordare. Però effettivamente mi fa piacere sapere che altre persone non si ricordano il cap. Ma io in realtà lo sapevo. Non a quanto so pare, Frank Nori Passone, stai lì tutta una notte a ripeterteli a memoria. Strano, quei tre cap e invece. Ne so qualcuno. Ne sai qualcuno, bravo. Vabbè, vabbè ma il cap non lo usano, mi sa. Boh. Beh, se è scritto Italia, sicuramente ci arriva. Poi no, da lì in Italia, ok, c'è anche scritto Bologna, c'è anche scritto l'indirizzo. Il problema però mi sembra strano. Vabbè, ok. No, non so come funziona il corriere. Però, no, ero curioso, quindi hai speso 98 euro e quanti ne hai prese? 38. Per 38. Ma era 38 un botto, ok. Perché costano sui 2 euro l'uno. Mi fai vedere un po' le tue scelte, me le vuoi illustrare oppure. Lo faremo quando arriva. Ma era un po' curioso, dai, ma dammi chi ne frega. Ma dammi ma perché è una roba che mi incuriosisce. Ma che non lo so neanche. Una briciolina. Ma non lo so quelli che ho preso. Ah, okay. Cioè io ho preso tutte. Ok. E alcune non c'erano. Magari adesso ce ne sono altre. Poi facciamo un casino. Quando arrivano le vedi se arrivano. Ho appena scoperto che il nostro numero di sub è un è in realtà un conto alla rovescia. Cioè sta scendendo sempre di più nel momento in cui arriveremo a zero. A quel punto finito. Per esempio il cap 330 corrisponde ai posti più lontani. Prossimo speed test. No, Sushi, non è uno speed test quello che facciamo con le... Come no? Con le birre. Vabbè, c'è una discussione tra Nicolas e Tonno sul fatto allora... in live come puntata principale. Io l'avevo proposto in live perché una cosa interessava a me provarlo, due non pensavo interessasse. Nicolas era molto invece interessato. È vero, però è fa parte di una sola azienda. No.
Sono più aziende? Sì. Ok. Poi chi se ne fa? Anche se fosse chi sempre, comunque no, sono tanti birrifici diversi. Però è figo, no, cioè, è dire figo. Finalmente no, troviamo bello. La birra alcolica. È molto da Space Valley, mi dispiace devono solo... Devono spararsi 38 birre. Beh, però quelle sono analcoliche. No, è che quelle mica dopo un po'... Cioè riesci a trovarci delle robe da dire, tu no dici. Ma nel senso è anche difficile capire come impostarlo. Cioè il tuo obiettivo, il mio ad esempio sarebbe: io ho bisogno di trovare una roba che è così buona che mi sembri di bere birra. Ok, okay. Cioè tolto okay. Il fattore alcol sì. Che mi sembri di bere birra. E però non so se nel video rende. Quindi magari nel video ha più senso vedere quali bevande sono, cioè in generale come bevande. Okay. Non lo so neanch'io, perché è carino da un certo punto di vista. Potrebbe risultare un po' lungo e noioso, cioè perché 38 birre invece tu dici. Beh, magari puoi prendere meno. No, ok, però pensa che figo in realtà farlo con i tempi più dilatati. Tipo hai una live di 2 ore in cui te le provi tutte. Sai che... Live io 38 mi ci vuole un 4 ore almeno. Perfetto, 4 ore. E ogni tanto devo bere dell'alcol per capire qual è. Perché poi dovresti prendere di ognuno la corrispettiva. La corrispettiva, cioè hai preso un'IPA, prendi un'IPA vera. Prendi un. Sono 8, cioè dire IPA è. No, come no, dire... è vero, è vero. 800 sfumature diverse. Sì, assolutamente, no, capisco. Un po' in around, un po' in video main. No, in around, non c'erano delle robe aromatizzate strane, vero? Cioè che tu dici le posso solo catalogare per un video. Cioè ma dici... io, secondo te, ho letto quello che ho preso. Cioè tu hai messo il carrello. Io sono andato in birretto, ho fatto ogni categoria, ho preso tutte quelle che c'erano. Cambio categoria, tutto. A me era proprio così. Sì. Cioè, proprio... Ed erano 38 in realtà perché ne mancavano alcune, erano esaurite. Ok. Okay. Però ho visto che c'hanno anche robe e drink. Allora anch'io incomincio a far così, scusa. Cosa vuol dire? Negli shop. Non ho mai fatto questa cosa di andare in tutte le categorie e prendere. Scusa, ma non è vero, l'abbiamo fatto per tante puntate che provi tutti. Non lo sto più facendo, non lo sto più facendo. È male, perché vai solo sempre allo stesso supermercato, l'ho già criticata questa cosa. Tu hai solo la Coop, hai solo quei prodotti lì. Ho capito, è la cosa più comoda. Però pensa quando ne giravamo 4. No, è vero, è vero. Tu dici eravamo più persone. E stavo per dire. Andavamo a fare la spesa in 4, ognuno con un po'. Ma voi andate in 2 nello stesso posto. No, io ho pensato alla cosa che dovrei fare a volte, tipo, se ho un po' di tempo il venerdì che me lo riesco a ritagliare, fare dei giri nella Lidl, all'Eurospin, all'Aldi, esatto, tutte quelle sottomarche che. Cioè, sottomarche. Cioè, tutte quelle che sono in supermercati discount, che però hanno sempre dei prodotti strafighi. Ma infatti. Ma oggi ci gioca, sì, Deborah. Però prima, naturalmente, si parlerà un attimino di Masterchef. Sono le. No, al momento commenti. Però il momento commenti. Ma poverino, c'è l'unica chimica. Beh, dai, momenti commenti. Ma non è vero, anche l'ultima volta ho fatto un botto di momento commenti. Guarda che scrivono, eh. Però nel momento in cui ti stai preparando tutta la grafica dei commenti, non che già preparato, l'hai già preparato. Avrei voluto un altro caffettino. Ammetto, no, perché bevi troppi caffè, basta. Non è vero, perché a me la caffeina aiuta. E anche Alberto Angela mi ha detto che la caffeina durante una giornata è giusta. Ma se tu ci pensi, è inutile. È arrivata anche lì una nutrizionista, ha detto non più di 4 al giorno, ma 4 consentito, senza nessun dato. Però a me è piaciuto comunque che me l'abbia detto. Io allora in una live a un certo punto vi dico quanti sono i caffè secondo i recenti studi che mi hanno spiegato da prendere al giorno, che però non mi ricordo quanti erano, quindi perfetto, l'ho detto in una live, andate a cercare. Ottimo, perché non mi ricordo. E quindi vabbè, ti prendo sto caffè, li leggo io con me. No, li leggo, li voglio leggere. Vabbè, intanto tu incomincia, faccio inizia a leggerli. Bravo, arrivo. Ragazzi, guarda che io parlo a macchinetta, non sembra, ma quante parole sparo. Avevo detto 4, avevo detto 3, chi lo sa. Chi lo sa. Tonno come bevande energizzanti, ti consiglio il mate, l'ho già provato di incibacco, non mi fa impazzire. Sì, anche la nutrizionista mi ha limitato l'assunzione giornaliera a 3. Vabbè, dai, ci sta. Bisogna prendere momenti specifici della giornata. Se voi avete la possibilità di, come dire, ragionarci con una persona competente proprio sul vostro caso, è molto meglio. Sì. Perché sì, nel senso, le regole generiche, ok, però poi comunque quanto vorrei. Sì, no, ma è che stavo pensando quanto vorrei a proposito di cibo. No, stavo guardando questo documentario sui quarterbacks in America, e prende praticamente le vite. Lo trovate su Netflix, è molto carino, tra l'altro. Trovate le vite di questi 3 quarterback e quindi tutto il loro allenamento, tutta la loro vita privata, le partite. Vi fa vedere un po' tutti gli aspetti di questa vita qua. E fa vedere che c'è questo, uno di questi qua, che ha uno chef personale che però poi è fighissima la storia, perché loro andavano al college insieme. Ha servito una serie sul football per... No,
No, no, non è mai servito quello. Però lì è bellissimo perché fa vedere che questo suo migliore amico, che aveva la passione per la cucina, ha detto: ma senti, ma scusa, vieni a cucinare per me, mi fai da chef personale. Prego. Gli prepara i pasti tutto il giorno. E gli bacia l'anello. No, non gli bacia l'anello, anzi, dici, ricordi che sono io, no, che ti ho dato la vita. In realtà è il quarterback che lo ringrazia tantissimo, perché dice: è un aspetto fondamentale della mia vita, non avrai mai tempo di stare lì a pensare a tutte le varie robe. Lo ringrazia sicuramente anche economicamente, però lo chef personale è una delle cose più belle che uno possa avere. Cioè, sei proprio un vizio. No, sono d'accordo. Cioè, se fossi un atleta, subito è la prima cosa che farei. Ma io, anche se fossi una persona con i soldi, normale. Anche, cioè, non no, devo, no, scusami, hai ragione. Cioè, anche se fossi una persona con i soldi, il primo sfizio che mi toglierei è uno chef personale che mi prepara sempre tutto in una maniera bilanciata. Per me, toglierebbe un enorme problema della mia vita. Gigantesco. Non devo più pensare a cosa devo mangiare. Non è tanto di cucina, sì, proprio. È vero. Io è so figo, che sto ingurgitando solo cose che vanno bene per il mio figlio. Quello è veramente io bello. Sono a posto. Che secondo me con Space Valley lo potremmo anche trovare uno chef solo. Però comunque puoi fare solo i pranzi. Io sì, te l'ho detto, vorrei fare una roba per cui prendiamo uno chef che ci viene a cucinare tutti i pranzi e spenderemo uguale. Alla fine creeremo dei contenuti, quindi ci guadagneremo pure. Ah, dice, anche con lo chef poverino, quindi deve essere anche un uno showman. Ma più o meno. Ok. Cucinare se okay ci vuole. Però bello, vabbè, vado a prendere. No, sarebbe molto bello. Io non dovrei. Immune agli eccitanti. Ma immune agli eccitanti. Come si fa a essere immuni agli eccitanti? In che senso? Se bevi una Red Bull come nuovo. Boh. E io vi ascolto mentre mi scolgo il caffè latte con una moca da tre dentro. Questo forse è un po' troppo. E vabbè, leggiamo i commenti. Caffè lo bevo per pausa lavoro. E io ne bevo solo al mattino ultimamente e sto bene. Faccio quell'errore di berlo al mattino subito. Però, oddio, spesso faccio colazione, dipende. Dipende. Vabbè, e andiamo a leggere i commenti, che sono come sempre tantissimi, e approfittiamone che non c'è Tonno per leggerli tutti. Partiamo da il video il frutto preferito di Nick, dove Irene ci dice: comunque c'è il video nel canale YouTube del collaboratore di Riccardo di Richard Kama, con la prima arrampicata in falesia di Fraffrog. Esatto, ne avevamo parlato. Mettiamo like perché siamo gentili. Giochiamo con voi a Sherlock, la live. E Kanji dice: gioco splendido, purtroppo avete iniziato con il caso più complicato. Vabbè, ma fin qua l'avevamo, ma non l'avevamo già letto questo? No, dite sempre le stesse cose. Ah no, io l'ho già letto, infatti ho già messo il cuoricino. E vabbè, questo siamo d'accordo. Comunque sempre quello. E vediamo. Bruce Lee è l'unica persona al mondo ad aver raggiunto l'ultra istinto. Questo sono confuso. Chiaramente a quello prima non metto like perché Tonno ha degli occhi bellissimi, non posso mettere like. Frank, ti adoro, chiaramente mettiamo like. No, non devo fare così. E qua ringraziamo Linda che ci mette sempre tutti i minutaggi. Oh, Arriv che dice: bicarbonato nel sugo ragù per togliere acidità del pomodoro. L'avete detto in ta... Li abbiamo già tutti letti? Ma com'è possibile? Di 13 ore fa? Avevo detto che ne avevamo letti un botto. Ma è di 13 ore fa. Ah, boh. Sono confuso. Sì, quelli lì li avevi letti. Chiudo e riapro l'app. Bravo. No, stavo pensando pensa che bella una postazione. Non ti dico chissà cosa, tipo questa, ma in cui dietro hai, al posto di questi schermi inutili È vero, si era buggata l'app. Scusa, infatti mi sembrava averlo già visto. Dicevi Una postazione identica a questa, ma in cui al posto di avere questi schermi inutili dietro hai tipo una macchinetta del caffè, un banchetto dove poi ci sono tipo le merendine, così. Non mi sembra una buona idea. Cioè, la prima regola per non mangiare merda e non riempirsi la casa di merda. Ah no no no, ma io dicevo semplicemente che hai la macchinetta del caffè qua dietro, che così quando prima regola per bere pochi caffè, dover comunque fare alzarsi, andare. Io la metterei l'app proprio al bar. Io farei niente caffè qua, devi andare al bar, ma là che ne bevi meno. Sei un po' estremo, però comunque eccoci di nuovo qua per i vostri non sei commenti. Perso niente perché li avevo già letti. Posso far vedere quanto guadagniamo? No, non credo tu possa. Secondo me YouTube può. Non puoi YouTube. Sono abbastanza YouTube sicuro che tu non puoi entrare in quella schermata in secondo live. Secondo me io posso. Non puoi farlo. Facciamoci bannare. Dillo. Chiediamo per sempre. Puoi dirlo. No, in realtà sarei curioso di sapere da voi. Dai, lancio un sondaggione. Ah, per farli indovinare? Esatto, non so, ti serve un titolo per questa live. È da un botto che voglio fare la live, quanto guadagniamo? Fai quella, dai, fai va bene. C'è un altro titolo forte. Non c'è una roba abbastanza. Oh, no, non è vero, ci sarebbe la finale di MasterChef. No, quello non è un titolo. No, Vez, su questo io mi spenderò all'infinito, quello è un titolo. Parliamo della finale. Dai, Vez, non puoi non sfruttare il momento. Ma zero, la gente non lo apre perché come Sanremo, come Sanremo, ma Sanremo non lo apre, dai. Ma per piacere, no, ma dai. No. Allora non la facciamo oggi. Vabbè, la facciamo su, secondo me andrà male. Secondo me non è una buona idea. E poi chi metti che in copertina? Se non lo faccio...
I giudici. E metti i giudici. No, metti i tre finalisti. No! È spoiler! Metti i giudici, va bene, metti i giudici. No, sarebbe secondo voi, grazie mille, Christian Hacker. No, allora ne parliamo un'altra volta. Leggiamo i commenti. Allora, abbiamo Malcolm che dice... no, scusate, abbiamo Michael che dice Malcolm assolutamente da rivedere a 30 anni. È fantastico come parla delle dinamiche familiari, come tratta dei problemi dell'adolescenza. Potrebbe Malcolm, stare. Ah, Malcolm, è figo, sì. Magari se uno deve anche ha dei figli imminenti, gli potrebbe servire. Effettivamente io lo riguarderei perché è bella questa dinamica dell'adolescenza. Cioè, nel senso, è un periodo che ti colpisce molto nella vita. E ci sarebbero tante riflessioni da farci sopra. È bello vedere che magari qualcuno ci ironizza. Cioè una serie così ci ironizza un po', magari te la fa. Me lo dovrei rivedere. Questo commento mi ha messo un botto curiosità. Anche se hai voglia, provo quante cose si no, avresti troppe, da vedere. Ma ogni 30 secondi. Ah, vi dico soltanto che Nelson ci ha passato la lista delle serie TV. Certo. E ce ne ha passate la bellezza di 100. Più di 100. Più di 100. Secondo me andava sui 120, una roba del genere. Quasi. Una roba incredibile. E abbiamo chiesto di ridurre a 64. E ha detto che è praticamente impossibile per lui ridurre a 64, però ci proverà. E poi abbiamo Carlo che dice: ma i calzini quando torneranno disponibili sullo store? Non lo so. Non lo sappiamo, mi dispiace. Non lo sappiamo. Bravissimo, ok. È figo, no? No, è bello così. E mettiamo anche il cuoricino. E poi... tema polizia, bello quello. Senza essere troppo pesante, ma ci rendiamo conto che non è normale aver paura della polizia al momento che non si sta commettendo alcun reato. Sono d'accordo, tra l'altro sull'ultimo numero internazionale che è uscito proprio oggi, e in realtà ieri in digitale, vabbè, c'è un articolo di Le Monde che parla dei casi di Pisa. Cioè, è sempre bello vedere. Obiettivamente, io non ho mai avuto brutte esperienze con le guardie, non sono mai stato minacciato, non mi è mai successo niente, però è vero che alla luce dei recenti fatti, ma in realtà neanche questi qua recenti, anche passati, ho sempre avuto grande timore delle forze dell'ordine e le volte che sono stato fermato, cioè anche... Siamo dal caso Cookie in poi, forse. Sì, esatto, dal caso Cookie in poi. A parte che io non conoscevo neanche l'altro caso, quello del ragazzo qua vicino a noi, Aldrovandi. Aldrovandi, io non conoscevo neanche quel caso lì. Ma sarà lo stesso Aldrovandi, secondo me. No, non credo. Però è vero che tutte le volte che mi hanno fermato ho avuto un gigantesco timore che mi portassero in caserma e che nessuno mi vedesse più. Poi tu dici, ma per cosa? Cioè, stai facendo qualche cosa di sbagliato? No, niente. Avevo semplicemente paura e basta per tutte queste storie qua. Ed è un po' strano averle in un paese... Però ditemi un paese in cui avete sentito dire che i cittadini non hanno paura delle guardie. Cioè paura nel senso un po' di timore. Non lo so. No, complesso. Peso però. Sì, molto, molto complesso. E io però ho sempre pensato non è giusto. Cioè dovrebbe essere anzi un corpo che ti fa stare tranquillo. Cioè tu dici c'è la polizia, sono tranquillo perché c'è la polizia. Non che ho dipende timore. Dalle situazioni. Cioè tipo in pieno centro, non in quelle situazioni, ma che ne so, quando uscivo la sera, sì, in Piazza Verdi, che c'era sempre del casino così sempre, okay. Per quanto non facesse niente, però la presenza lì della camionetta della polizia, secondo me era una cosa, non dico rassicurante, però dici... No vabbè, almeno dici ci sono qualcosa, poi è strano perché tipo dei poliziotti ho timore, dei carabinieri invece ho paura, questa è la verità, ho paura che agiscano nella maniera sbagliata, cioè che facciano delle cose non giuste, capito? Non giuste da un punto di vista di moralità, ma che proprio sbagliano ad agire oppure la prendono troppo alla leggera. Diciamo i carabinieri se non sono almeno 4-5. Grazie Spelonghi, esattamente. 4-5 dai, esatto. Vabbè basta, dopo aver infamato un po' le guardie come sempre possiamo andare avanti, prego. Vabbè. Che poi non è vero, cioè io venga curioso e anzi invitato se c'è qualcuno delle forze dell'ordine che vuole venire a parlare della sua categoria e anzi a dirci anche tutti gli aspetti giusti, siamo qua per sentire. Tra l'altro una live sarebbe interessantissima ma non seguita assolutamente perché tra tutti i reel shorts, scusate, che abbiamo messo su YouTube, sapete quei video in verticali, sì, che ci sono sulla piattaforma, stiamo continuando a pubblicare. Sono programmati fino a oltre metà aprile, brava, okay. Gaia che li produce a macchina, e ne abbiamo fatto uno su quella cosa della polizia di stato che vi avevo raccontato, sì, di quell'esperienza, okay. E non l'ha guardato nessuno. Perfetto. Cioè tipo un quinto delle views degli altri show. Vabbè. Non è che hanno tante views, però quello proprio non si è cagato nessuno. Può capitare. Quindi si vede che... Perché? Perché era una buona esperienza. Come sapete le cose positive non tirano, le cose negative. È vero.
Comunque dicono perché ho interiorizzato il luogo comune, assolutamente. Ah, può no, essere certo. Per quello. Perché è meglio dire ampio il posto inclusivo, Franco consiglia pure i podcast, amare parole. Trovate sulle piattaforme. Poi, che, perché in West l'avevano venduto come listening experience. Quindi si sapeva che non avrebbe cantato. 150 euro per questo tipo di evento sono tantissimi. Infatti inizialmente non avevo preso il biglietto, nonostante sia il mio artista preferito. Minchia. Invitato subito. E abitando vicino a Bologna era abbastanza comodo andarci. Alla fine mi sono deciso ad andare perché l'ultima volta che ha fatto un concerto in Italia era stato nel 2005-2006. Non sapevo se e quando mi sarebbe ricapitata l'opportunità di vederlo dal vivo. O se non di poi, personalmente ne è assolutamente valsa la pena. Ah, ok. Lo rifarei senza pensarci due volte. Una delle più belle esperienze che abbia fatto. Ma grande figlio. Ci sta. Oh, un po' di testimonianza. No, comunque io ripeto, per quella roba lì l'avevamo poi chiusa. Però secondo me se alla fine la gente è disposta per andare a spendere 150 euro per andare a vedere uno che non canta, per me va bene. Cioè nel senso, non sono, chi sono io per giudicarlo? E anzi, stringo la mano a Kanye West e gli dico: sei un gran venditore. Cioè bravo che vendi addirittura senza facendo il minimo sforzo. Incredibile questa cosa. Quindi bravo lui. Arrivo. Sì, sì, vai tranquillo. Volevo cercare della roba effettivamente più interessante. Che dici un po' discorsi, ma tutto interessante. Sì, cioè, da che crea un po'. Ah, vedi. Ah, ecco, perché avevamo parlato del libro game che sì, ci hanno mandato. Sì, è vero. E ci dice, se non sbaglio, è la stessa che ce l'ha mandato, che il suo ragazzo. Ok. Nei boschi il dado è stampato nell'angolo in alto a destra. E infatti è quello che ho io che ce l'ha, credo, sì. E l'idea è che scorri le pagine e ti fermi su un segno a caso. Effettivamente c'è scritto. Retroscena avrebbe dovuto essere così anche nelle Fauci, che è quello. Ok. Ma l'impaginatore si è dimenticato. Ah, no, pensa che fastidio. Ma era quello pesantissimo. Ma veramente. Però secondo me lì la cosa che sarebbe stato ancora più figo, se posso consigliare, è fare una pagina dado, nel senso che te lo costruisci. Una pagina sarebbe stata il problema carina che come cazzo rotolo. Perché dice effettivamente non ha. Anche perché io ci avevo pensato, me lo costruisco io. Forse avevo anche detto, il problema okay. È che poi ho pensato il dado deve essere perfetto, se no ti esce sempre. No, è vero, quello c'è un quindi, po'. Quindi cioè, secondo me avrebbe più senso procurarsi un dado normale sì. E associare al numero la faccia. Sì, sì, è vero. Oppure due dadi e quindi fai la 1 e quello, due, quello ha abbastanza senso, sì. E comunque dice, magari dite quale dei metodi trovate più funzionale. Okay. E anche Gianluca, il boss di Tora, pare si sia deciso a fare un dado fisico. Eh beh, il dado fisico se lo costruissero loro figo, sarebbe sì. Ma guarda che poi, infatti se posso dare un consiglio, poi adesso capisco che ci sia un'economia dietro il tutto, se io, per essere affascinato da un libro game, io vorrei avere un pacchettino, cioè vorrei che il libro mi fosse venduto con una scatolina, con dentro i dadini, non so, io vorrei il taccuino. Anche il taccuino, cioè, esatto. Cioè, la cosa bella è che tu ti prendi quel kit per giocare a quel gioco, esatto. E che è poi in realtà la forza dei giochi di società. Cioè i giochi di società affascinano anche perché effettivamente hai qualcosa di fisico, hai una plancia, hai una roba. Per dire, se già tipo dentro al libro game metti anche una mappa che puoi aprire, che puoi consultare i vari luoghi, diventa ancora più interessante. Metti una pedina, metti un... Quello è quello che potrebbe rilanciare un po' il libro game, secondo me, e farlo diventare un po' quasi gioco da tavolo. Poi tu dici, vabbè, ma allora lì perde la praticità perché il libro game è figo che te lo porti ovunque. Invece se c'hai questo kit qua magari non te lo puoi portare ovunque. Beh, ma... io dico una roba piccolina, cioè nulla di fuori di testa, basta. Allora abbiamo Chiara che dice: sono sempre andata a scuola in bici a piedi se pioveva, entrambi mi avevano la bici un seggiolino dietro oppure mi sedevo davanti sul tubo superiore del telaio. Okay. Pensarci ora forse un po' pericoloso, ma mi divertivo un sacco, effettivamente un po' pericoloso. Però questo è in merito a cosa? Alla bici? Che parlavamo di andare a scuola in bici, che okay. Te eri qua sciocco che andava in macchina. Sì, è vero. Mi piacerebbe rispolverare la bici. Devo dire che è stato un momento della mia vita bellissimo. C'è un momento qua a Spesvale in cui ho usato la bici che veramente ero contento. No, io vorrei... Cioè, se estate scorsa ero tentato di comprarne monopattino. Una di quelle elettrificate, poi non l'ho fatto. Tu monopattino però... proprio zero, non ti piace? Non è che a me piace proprio andare in bici, no, è vero. Nel senso, è una roba che non sono mai stato uno, però ogni tanto lo facevo d'estate, mi facevo anche 50-60 km, mi piaceva molto. Facevo fatica a andare in salita. Perché ricordiamo il ragazzo qua di fianco a me, è uno dei più grandi campioni di Pokémon Go, e quindi... No, non era per Pokémon. No, niente. Cioè, per Pokémon Go andavo in bici, anche in macchina, ma non... Sai che ho scoperto che esiste ancora una community fortissima di Pokémon Go, con gente che si incontra nelle piazze per catturare Pokémon rari, questa roba e è comunque... vengono identificati. No, in che senso vengono identificati? La polizia, no, che non l'hai scusato. No, che cazzo sta facendo?
facendo? Sta facendo un raduno? No, no, non vengono identificati. Però mi fa ridere che c'è ancora uno zoccolo duro di Pokémon Go che ci crede tanti. Te l'avevo raccontato di quello di Animal Crossing? Forse no. Del tizio di Animal Crossing, forse l'avevo raccontato a Nelson, gli ho mandato anche un video. Vabbè, c'è questo utente che ho scoperto su Instagram, che è un grande appassionato di Animal Crossing. E praticamente in Animal Crossing, forse l'avevo già raccontato, c'è questo personaggio che ti dà, ti vende dei quadri, quadri reali. Cioè, scusami, quadri che si riferiscono a quadri reali del mondo, ok? Tipo ti vende la Mona Lisa. E quindi tu devi completare in Animal Crossing, come ben saprai, devi fare a volte, devi completare delle collezioni, cattura non tutti i pesci, cattura tutti i reperti archeologici, così. In questo caso cattura tutti i quadri. E il problema è che questo venditore in Animal Crossing ti vende anche dei quadri sbagliati. Cioè a volte ti vende dei quadri veri, ma ti vende anche dei falsi, ok? E tu devi capire quali sono falsi e quali no. E questo utente qua, per capire quali quadri fossero falsi o quali no, se li ha segnati tutti, è andato in giro per il mondo a vedere in tutte le mostre questi quadri per vedere le differenze. Mi ha fatto spaccare da ridere. Tu dici, potevo cercarlo online, ci metteva due secondi, però fa spaccare. Sì, ma anche il gioco non saranno fatti così bene. Sì, per... no, la riproduzione è proprio quella, cioè quando la vedi sbagliati, tipo che non so, che c'è la faccia, c'è il mondo girato, sopracciglio, oppure c'è tipo un occhio che va da un'altra parte. Lui si è fatto, però ha detto, io per scoprire questa roba vado a vedere i quadri. Vabbè, effettivamente ha unito l'experience del gioco con l'experience incredibile in giro per il mondo a vedere un tutte cazzo queste da fare questo. Ma no, è secondo me un genio, cioè, ha fatto il Volpino, esattamente lui, il Volpino, bellissimo. Vabbè, basta. Guarda che falsario schifoso lui, le guide che ho consultato per non essere fregata. Vabbè, bellissimo. In realtà nel gioco le versioni vere sono accuratissime. Ma è comunque Animal Crossing, ragazzi, è il tipico gioco che è impossibile da spiegare a qualcuno a cui non piace, che non, e che non mastica quel genere lì. Però è una droga. Soldi peggio spesi della mia soldi vita. Peggio spesi. E dall'altra parte c'è quell'utente rilassato che si accende Animal Crossing e dice, mamma mia, ma questo è proprio il chill totale della vita. Una volta stimavo Alessandro Masala di Breaking Italy, poi ha iniziato a dire che lui era fissa con Animal Crossing. Lo capisco, io purtroppo non sono riuscito a entrarci così in fissa, però quel chill che ti dà Animal Crossing non lo ritrovi da nessuna parte. A volte pensare che io ancora nei vari Game Boy, Game Boy l'avevo giocato l'ultimo, no, nella Switch, ancora nella Switch c'ho i miei abitanti nel villaggio di Animal Crossing che sono tristi perché non mi vedono da tanto tempo, perché a volte lo devi ricordare questa cosa, è pesissimo, è proprio una roba pesante. Cioè, se io ora entrassi ci sono loro tutti tristi, capito? Che non mi vedono da un sacco di tempo. Oh, è bellissimo. Che cazzo ti sto a spiegare? Prego, vai. E allora c'è quel commento a cui facevo riferimento prima, che dice: io fino a 2 anni fa ho vissuto in Olanda, dice Titondi. Okay. Nell'ultimo periodo c'è stata l'esplosione delle birre non alcoholic. Anche io volevo ridurre il mio consumo di alcol, ma bevendo solo iperoscettica avrei trovato un sostituto soddisfacente. Invece, provando diverse marche, ne ho trovate alcune sorprendentemente buone, fedeli al sapore e IPA. Okay. La svolta, ricordatevi che nel mondo quando dite IPA nessuno capisce, perché è una cosa, diciamo noi in Italia. Veramente? Devi dire IPA. IPA. No, ma come IPA. Qualsiasi sigla, appunto, VIP, tutte, VIP! FBI, CIA, tutte quelle robe. Va bene. Un giorno, se qualcuno mi scopre il motivo per cui noi diciamo FBI, per il Federal Bureau of Investigation, e diciamo invece CIA, è vero, invece di CIA, se qualcuno CIA. Mi scopre questa CIA. Cosa CIA. Lo ringrazio. Sto pensando se FBI, cioè, perché una diciamo in inglese, no, una sto, diciamo sto provando, in italiano. No, certo, però sto provando a capire se nel nome c'è una difficoltà a livello linguistico CIA. Per noi CIA rispetto a FBI. No, non lo saprei, non ne ho idea. Perché no, sono chiamate così nel senso, esatto, ma perché? Stavo per dire anch'io, perché sì, è stato storpiato da subito. Le hanno chiamate così perché ci sarà un motivo. Boh, non lo so, perché devi intervenire la CIA. Per la pronuncia più semplice. Oh mio Dio, ha spruzzato, ma poi ha spruzzato sulla mia IRAP, ma brutto stronzo. È vero, spruzza in alto. Perché FBI non si riesce a dire in italiano, FBI. A FBI e si sembra. È vero, è vero, c'ha ragione. È arrivata l'FBI. Però non è fastidio, cioè il tizio FBI. Che ha deciso, ma è solo per questo. Bellissimo che il tizio che ha deciso le sorti linguistiche di un paese. Che grande. Perché CIA è pronunciabile facilmente con fonemi italiani, FBI no, esattamente questo. Infatti non so se avete mai notato, quando cioè in Italia abbiamo tutte queste sigle, sì, che sono spesso, cioè, costruite per far sì che ti diventino pronunciabili, sì. Mentre tipo in America spesso, visto che non hanno questi problemi. Ah no, certo, è vero. Anche gli inglesi dicono Nike per la Nike, esatto. Quando invece dovrebbe essere
Nike. No, Nick. Io sapevo il contrario. Nick. Io l'ho sempre chiamata Nike. Cioè, l'ho sempre chiamata Nike. Nike è sbagliato. Però poi avevo imparato che si diceva Nike. Nike, esatto. Nike. No, però Nike, Mattone, Nike, Nike. Messer Mazzone dice il contrario. Boh. Ah, è come la Levi's. Era la Levi's. Non me lo ricordo. Nike. Sì, esatto, che noi diciamo. Aspetta, era Levi's. Esatto, è Levi's. Noi diciamo Levi's, però spiega la costa e dice: ma in America nessuno capisce, devi dire Levi's. Levi's. Loro lo chiamano Levi's. Levi's. Levi's, Levi's. Dovrebbe essere Nietzsche. Allora, ieri mi è venuta in mente un'idea, la dirò, di un nuovo tonno karaoke, ok? Incredibile, però aspetta, questa mi esalta. Tonno karaoke, ma in versioni inni nel mondo. Ieri praticamente mi è preso uno sfaso, ero sul letto, ero molto stanco. Mi sono andato a cercare una traduzione di un inno, ok? L'inno irlandese, perché mi ispirava. Come fai? Non te lo saprei dire, proprio per quello. Mentre stavo leggendo la traduzione, in questo trip assurdo ho incominciato a metterci sotto una melodia un po' da inno, ok? Cioè, proprio così a caso. E però ho pensato, cazzo, ma potrebbe essere una puntata. Io che li canto così a cazzo la traduzione in italiano e loro che devono associarci il paese. Perché effettivamente poi se vai a vedere le parole, sono assurdi gli inni. Cioè, ti parlano di battaglie cruente, conquiste. Ma scusa, l'Irlanda di quando è? Del 1000... Cioè, è dopo la Repubblica Irlandese del 20. Sai che non lo so, non te lo saprei dire. 22. Però se leggi il testo è cruentissimo, cioè è una roba assurda. Vabbè, minchia, allora sono morti in un botto. Esatto, cioè proprio parlando di fratelli uccisi e robe del genere. Ma loro guarda che... cioè... guarda il testo di quello tedesco, e quindi mi era venuto in mente, è interessante. Cioè è figo sentire magari le parole di un inno tradotto e dire, caspita, ma quello è l'inno del... del 26, sì, allora okay. Sta. E tu li senti tutte... No, però composto nel 7. Vabbè, sono fatti tutta la guerra. Tu le senti tutte le volte e dici, però effettivamente non li capisci. Beh, c'è cioè, tipo l'inno francese è bellissimo. Anche quello me lo sono dato. Cavolo, quello è... Ok, però in realtà non ti ricordi effettivamente di cosa parla. Ma come? L'Ons enfants de la patrie? Ah, ok, vabbè, io non sapendo poi il francese ne capisco poco. Nei libri di Barbero è sempre... Ne parla, Napoleone, ne parla spesso. Quando okay. Cantava la Marsiglia. Nel libro che ho finito di leggere, quel calvario di Joseph Roth dei 100 giorni, si parlava un botto di sono arrivati quelli che cantavano la Marsigliese. Ah, figo. Perché ovviamente era il simbolo della rivoluzione, certo, la Marsigliese. Potentissimo, ma proprio una roba che ti esalta tantissimo. Però è un inno che secondo me appunto ancora oggi c'ha il suo fascino, a differenza di quello italiano. Ma Meli, siamo pronti alla morte? Cioè dico, sei pro, cioè anche quello però ti gasa. Cioè sembra che stai andando in battaglia. No vabbè, io ti dico, quando lo sento in televisione dico, caspita, l'inno italiano comunque anche quello deve caricarti parecchio quando lo reciti. No. Beh, cioè proprio con l'inno di Mameli, una roba che ti dà mega fastidio. Sì, il testo è proprio improponibile. Però dico, anche gli altri sono belli tosti come testi. Ok, anche quello irlandese te lo consiglio. E quindi mi era venuto in mente questa cosa qua degli inni. Non so se potrebbe. E ho detto, mi piacerebbe. Mi potrei mettere di nuovo in veste di tonno karaoke, cantandoli così proprio alla cazzona, però tutti tradotti in italiano. Perché non posso cantare. Cioè, che se naturalmente si canta l'inno francese con imitandolo. No, sta pensando. È complesso da fare. Cioè, ti dovremmo fare una roba tipo che prendiamo le basi karaoke degli inni. Sì. Li registriamo te che ci canti sopra in italiano. E poi facciamo la puntata dove Nelson e Cesare devono indovinare te che canti, che inno è da te che canti. Ok. È un po' complicato. Bisogna un attimo capire. È complesso. Non mi sono spiegato bene, mi rispiego. Cioè, però tu me la vuoi far con sotto la base originale dell'inno. Sì, se no. Però non è che loro capiscono troppo dalla base originale. Ma secondo me senza non capiranno mai. Però come faccio ad andare con la base originale, con le parole in italiano che ci stanno precise? La riscriviamo. Però non ci stanno, perché magari alcune parole. Un adattamento non è troppo fattibile. Lo possiamo fare, facciamo la prova con uno e vediamo se funziona. Esatto, perché secondo me senza la musica non beccheranno mai. Appena gli comincio a cantare quello francese, me lo capiscono in 30 secondi. Magari non fai quello francese. Magari lo fai per fare il punto facile. Però bello, secondo me. Vabbè, secondo me ci stavo. E vabbè, mi sono fatto questo trip sugli inni incredibile. Ma tu non facevi a scuola gli inni? No. Perché da noi c'era il momento musica, okay, in cui dovevamo fare tutti bovarini, okay, ok, francese, tedesco, italiano, inglese, americano. Vabbè, americano, ok. L'inno russo qual è?
Ah, è vero, c'era l'inno russo, esatto. Beh, famoso anche quello, sì, mi sì, sa. Sì, okay. Lo senti, te lo riconosci subito. Eh no, infatti. Vabbè, che poi se guardavi, appunto, se uno ha passato un po' di tempo a guardarsi tipo la MotoGP o le Formula 1. Sì, sì, magari li ha sentivi. Tipo quello tedesco, forse devi vedere Schumacher che vinceva. Sì, sì, certo, certo. Vabbè, comunque poteva essere una bella idea. Infatti la devo proporre a Nick. E prego comunque, continuo con pure i commenti che mi stavano... Perché sono già le 10.26, se vuoi... Che cosa? Poi... No, no, dai, ancora un attimo di commenti, mi stavano comunque prendendo. Allora, volevo un attimo ritrovare quello che ti avevano messo. Comunque ti chiedevano se hai mai letto tutte le strofe dell'inno di Mamel. Non saprei, okay. Non saprei dirtelo. No, è possibile, ma non saprei. Però se tu lo critichi devi avere anche una sostituzione, se posso dire. Siccome non è il mio lavoro fare l'autore di testi. No, ok, però a me... Abbiamo bravissimi autori di testi. Ma tu lo vuoi proprio moderno, cioè fatto nel tipo nel 2024. Quando, cioè, se lo devi fare nel 2024, nel senso che lo fai ispirandoti a cosa? No, io pensavo ne vai a pescare un altro passato. Cioè, può essere magari trovi cioè un'altra scegli una opera. Canzone. Sì, c'è un'altra canzone storica che dici non ci sta. Ah, ok. È un po' strano. Cioè, secondo me il problema dell'in è che dovrebbe essere attualizzato al fatto che siamo diventati una repubblica. All'alba che dal 48 siamo una repubblica. Insomma. Va pensiero? Va pensiero come inno nazionale? Mi piaceva. Vabbè, mi sono provato. Che poi ricordiamolo che ieri c'era lui che mi diceva che era di Verdi, ma Va pensiero è stata creata da Bocelli. Allora, signori, mi dispiace. Momento Masterchef. Momento Masterchef, perché è arrivato lui. Allora, l'unico aspetta. Ah, vai a pisciare. Infatti volevo dire grazie a tutti per aver seguito fin qua senza spoiler. Siamo stati bravi, vi abbiamo regalato un'ora e mezza di puro di pure chiacchiere senza spoiler, era senza parlare di Masterchef. Avremmo potuto basare tutto questa puntata su Masterchef, ma non l'abbiamo fatto, cioè, quindi bravi noi. Ok, se qualcuno poi ci vuole seguire dopo, continuiamo a stare in live giocando. Ancora facendo non si sa un po' di gaming, cosa. Esatto. Forse a Playtap lo voglio provare, dai, ci sta. Non Valheim, perché ripeto, Valheim... Oh, però, detto tra noi, lo dovrei dire fuori live perché non interessa a nessuno. Valheim mi sta dando un relax. Ma certo, quando piove c'è la nebbiolina. Io ho capito quel concetto che mi dice ieri quando eravamo lì, che ero rimasto anche in mezzo al bosco con solo la torcia, che non sapevo se sarei tornato a casa dopo questa enorme tempesta. Ho proprio detto, cazzo, che gioco del Cristo, ed è fatto con sta grafica qua, ed è così bellissimo, no? Veramente... Ma ieri quando... Mentre guardavo Masterchef giocavo, abbiamo fatto tutto un giro, abbiamo sconfitto il troll, siamo andati a... Ma tu queste cose non farle mai con me, cioè, quando entro io, tu costruisci la casa e ti fai è andato mezz'ora ieri. Poi, e io devo andare a cacciare i cervi, devo andare a cacciare i cinghiali. Quando quello. Fai con gli altri, vai a fare il troll, vai a fare il dungeon. C'erano tutti i dungeon con gli scheletri, roba assurde. E quindi abbiamo fatto questo. Poi siamo tornati in base. Sembrava di aver fatto una fatica assurda. Quindi è una gran soddisfazione, proprio bello. Ti odio. E a che ora torniamo più o meno per il gioco? Guarda, bazze strane. Secondo me, verso le 11 massimo, ma forse anche prima. No, perché... secondo me facciamo anche prima. Esatto. Masterchef non è che ne parlerò più di tanto. Sì. Comunque, cambierò la categoria. Quindi secondo me sì, avvisiamo nel gruppo Telegram. Esatto, facciamo anche allora. Così e su quell'abbonati. No, ma non adesso, dopo avvisi. Parliamo di Masterchef, avviso ora che parliamo di Masterchef. No, avvisi dopo quando abbiamo finito di parlare di Masterchef. Avviso... No, avviso ora. No, avvisi quando abbiamo finito. Vabbè, avviso anche ora. Comunque, più che altro interessa quando abbiamo finito. Allora, si apre ufficialmente il momento Masterchef, quindi chi vuole venire solo per sentirci parlare di quello e della finalona con gli spoiler e tutto, venga in questo momento, con anche Pingu, il primo Masterchef italiano non riconosciuto. Perciò vi aspettiamo. Perfetto, è stato bravissimo. Vai. Prego. Allora, prego, abbiamo Pingu, intanto cosa dire di questa... Partiamo dalla fine. Hanno speso veramente tutto il budget alla zero fine. Zero budget. No, ma c'è una allora, a parte lo chef stellato che è andato lì, non mi ricordo come poi si non ne chiama. Vuol parlare, però quando parte a razza Caminada era già stato a Masterchef, okay. Ma in un esterno in cui sono andati da lui ed era figo. Invece no, viene lui lì, cioè, zero budget, ma proprio... Io pensavo spawnasse Scabin, cioè, ma Scabin ha rotto tutto rispetto. Anche a un certo punto fanno un cuoco che già, hanno detto una roba tipo, è già invischiato nelle robe, un amico e così. Io ho detto, ma era di nuovo Scabin, io ti giuro. Sicuro non ce la posso fare. Scabin è già stato due volte lì. Basta, non ce la potevo. Gaia chiede: partiamo bene per il reel.
In che senso vogliamo prendere? Nel senso che dici, mette subito la tua espressione so. Dello zarbato. Forse di spiegarsi. Grazie mille, Annu, per l'abbonamento. Non si può pretendere. Ma quindi chi ha vinto? Allora, lo diciamo, ha vinto Eleonora. Non me lo sarei mai aspettato. Voi due avete vinto una colazione, però vi dico, sono felice di offrirvela, perché è stato veramente un finale stile una bellissima fiaba. Cioè è stato tipo proprio un po' esagerato. No, e vissero tutti felici e contenti, perché io proprio quando sono arrivato alla finale ho detto: qua ci sono due nemici e c'è l'eroina, che è Eleonora, che trionfa su questi due. Non sono d'accordo. A parte che, se andate a vedere gli spoiler che ho scritto ieri sera, azzeccavo delle cose a parte, vabbè, ho mancato effettivamente il vincitore, però io ho scritto proprio dei messaggi del tipo: se in questo momento vince Michela e fa uno di quegli urli esasperati, così spengo. E infatti non hai spento. Non ho spento, allora, però l'ha fatto, quindi ho avuto delle previsioni. Però, allora, anche a me, come dire, dà un po', come dire, fastidio, sì, quando una persona, come ha fatto Michele, esulta in un modo molto plateale, aggressivo, proprio molto emotivo, sì, così. Sì. Anche a me dà un po' fastidio quando le hanno detto che, insomma, sarebbe entrato in finale. Ma perché? Cioè, però, nel senso, puoi reagire, nel senso, vabbè, è il suo modo di scaricare la tensione. Esatto. Va bene. Tu sei d'accordo, Pingu? Vabbè, c'è niente di male. Non è che deve essere d'accordo. Però è cringe. Lei la gestisce così. È fatta così. Vabbè, ma cosa vuol dire? Però non ci vedo niente di... cioè, che tu la giudichi male per questo. C'è anche Antonio alla fine a scaricare, esatto, la tensione. In una maniera secondo me differente, cioè, ti sta meno antipatico Antonio, cioè ti sta simpatico, invece Michela ti sta antipatica, quindi lo vedi come una cosa un po' esagerata, ma ci sta. Ma infatti è assolutamente lecito che lei abbia scaricato così. Dico solo che nelle mie percezioni è proprio la tipica boomerona che non capisce che quello sfogo è un po' maleducato per il contesto, diciamo. Ma secondo me non è boomer. Quanti anni ha? Gigaboom, ma ne avrà tipo secondo me 30. Cosa cazzo dici, Michela? Ma ne avrà... Scusa, comunque non è boomer. Per me ne avrà 45. Secondo lei non è boomer, lei? No, secondo me è Gen X. Esatto. Cos'è Gen X? Secondo me è una nostra generazione. Ah, la nostra generazione. Ah, boh, non lo so. Ma lei, per me è millennial. Per me lei ne ha 45. Vabbè, adesso lo scopriremo. Vabbè, lì te lo aspettavi, Pingu, che uscisse Sara? Ah, 45. Sì, ma già prima che iniziasse. 45, ok. Sara non era capace a cucinare. Ma cioè, non è vero, era capace, non era magari... Non era all'altezza degli altri. Però anche, devo dire che anche il suo uscire è stato bellissimo. Secondo me anche i giudici si sono espressi nei suoi confronti in una maniera molto giusta. Cioè, Antonino gli ha proprio detto, sei stato una concorrente esemplare. Beh, cioè, però quando per lei è stato un onore, poi l'ha sollevata, cioè tanta roba, secondo me. Ma lì si è visto un congiunto. Quello lo trovo sempre brutto. Ma cioè, quando tipo le ha detta, sei la classica secchiona che passa i compiti. È verissimo. Così. Ok, ma a me mi sarebbe stato sulle palle, perché dici: ok, passo i compiti, fanno avanti gli altri, io rimango indietro. Quindi vaffanculo. Cioè, mi sembrava una presa in giro quell'uscita. In realtà lì ha descritto proprio la vita. Cioè, nel senso, vanno avanti quelli a cui... Diglielo dopo, non lì quando è appena stata squalificata. Si vanno avanti gli altri perché sono più tancopiati. Pensa più furbi. Con che carico emotivo dopo quell'affermazione è tornata casa, cioè nel senso è stato bello. Se fossi stati lei non mi sarei presentato alla finale. Ah, addirittura non ti saresti presentato alla finale per protesta. Ah, ok. Ma era, comunque lo sai anche te qual è stato il momento più grande alla fine in queste due puntate. Settimino il figlio di Michela. Allora abbinata incredibile. Settimino il figlio di Michela. Figlio di Michela è incredibile. Cioè è proprio... Vabbè, ha fatto lo tirato show su bene. Sì, ma cioè loro proprio, vedevi gli autori che quando hanno visto il figlio gli hanno detto: guarda, tu entra dentro, puoi andare tra le postazioni, puoi fare quel cazzo che tutto. Ti paro, vai su, incomincia. L'importante è che tu continui a parlare, perché avevano tipo il nuovo bambino della chimica. Ma lui ha già acquisito Masterchef, lui ha già acquisito le quote. Sì, da... sì, fortissimo. No, lui era figo. E poi la cosa che colpiva è che invece l'altra bambina non parlava. È vero, non parlava. E Michela lì ha portato tre figli, che però secondo me lei in realtà ne ha quattro di figli, perché l'aveva detto, e aveva detto che ne aveva avuto uno da adolescente. Okay. Invece quello là aveva 21 anni, quindi secondo me lei ha avuto un altro figlio da qualcun altro. Ok. E al di là di quello, sì, la bambina non parlava mai. La bambina non depennata parlava. No, ha parlato mezza volta. Ha detto tipo... Non mi piace quello della mia mamma. Quello degli altri non me ne frega niente, mi vince la mamma. Vince la mamma, ha detto quello. Il babà. È quello della Parmareggio, suo figlio. Sì, sì. Esatto. Scusate. Esattamente, esatto. E altra cosa, ricordiamolo, Eleonora ha vinto solo grazie alla benedizione di Settimino. Perché Settimino a un certo punto ha dato la sua benedizione e Vez lì era troppo potente. Cioè si è proprio sentito dall'alto il suo pugliese, quindi...
E quindi? È la terra di Padre Pio. Ah, merda, quindi alto potere religioso. Influenza gigantesca. Ricordiamo, potete trovare su YouTube dei video che vi smontano la figura di Padre Pio. Video di Massimo Polidoro, che dovevamo andare ieri alla presentazione e poi alla fine non siamo riusciti ad andare perché siamo delle merde. E però stiamo leggendo il suo libro Spero Angelo, molto bello, ma ve ne parleremo presto. Detto quello, no, è Masterchef al di là di... Ecco, una cosa che mi ha colpito... La finale però è sempre bella, dai. Comunque è bella, bella. Sì, mi è piaciuto. Dopo discutiamo sul metodo, però è stata, secondo me, mega brava. Complimenti al miglioramento, diciamo, di maturità di Cassandra. Vabbè, ma che cazzo doveva dire? Non è più in competizione, nessuno parla però di lei. Però è andata lì ed è stata comunque attifato per Michela, cioè ha messo da parte, ha seppellito l'ascia di guerra. Boh, secondo me quello Cassandra a volte era tipo forzatamente stronza, non so. Dici? Secondo me è un po' costruita. Cioè, un po' ma dici tipo... nel viaggio oppure lì? Cioè... Ah, dici prima, dici. No, in generale. Prima, lei, ok. Secondo me cioè, lei ha un po' questa... Come corazza è stronza invece che essere. Sì, sì, quello è vero. Quello è ah, vero. Figo, ieri c'era Eleonora a Firenze a festeggiare, guy, figo. Vabbè, ah, vabbè, ci sta, è vero. Ma a me comunque fa straridere vederli sempre. Cioè, nel fine puntata, io non mi ricordo mai di questa roba della balconata. Mi fa straridere come loro la vivono proprio come la notte degli Oscar. Ah, quindi sì, sono sì. Tutti straeleganti, sì, ma sì. Proprio con anche degli abiti appariscenti. Che Timino col vestito del matrimonio. Cioè. Lui è un grande, mi ha spaccato. Però, cioè, mi fa ridere perché proprio dicono: cazzo, ma noi comunque andremo in televisione tutti bellissimi. Quindi si mettono questi vestiti che sembrano proprio da gara. Che poi alla fine stanno su una balconata. Beh. Fai pensare che fuori è caldissimo ed è pomeriggio. Ok, è tipo 40 okay, gradi sì, fuori. Sì, è vero, è vero. Per entrare in questa cella frigorifera. Volevo fare i miei stracomplimenti non a... Non sentirà mai. A chi? No, dico che non li sentirà mai. Non, gli non li sentirà mai, non gli arriveranno mai. Purtroppo. Grazie mille, Taedri. Vorrei però fare veramente i miei stracomplimenti alle previsioni di Deborah, grandissima, che avevi detto che il menù di Antonio era una spanna sopra tutti per metà della puntata. Poi continuare a chiamare Fratme, Vez, Grande Vez, tutte quelle robe lì che hai fatto. E poi complimenti perché Antonio è arrivato secondo. Mi dispiace, Deborah, per questo. No, ma te se l'hai con Deborah comunque. Ma perché è proprio. No, è proprio quelle. No, te ce l'hai con Deborah. In maniera gratuita. No, no, però è proprio antipatico. Mi sta proprio sui coglioni. Ma, cioè, ma è lì che pensava di lei. Allora, mi fa stare perché pensava di arrivare dentro e proprio lei si era sopravvalutata. Cagare sulla testa di tutti. E poi è stata eliminata da Sara. Bravissima Sara che l'ha buttata fuori. E poi seconda cosa cioè, se la ride più. E poi seconda cosa mi faceva ridere perché ieri era lì Antonio secondo. Perfetto. Che l'hanno hypata un botto su Antonio. Sì, 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 l'hanno hypata un botto. E lui la videochiamata lui stesso. Vez, lui secondo me alla fine, proprio anche quando hanno annunciato il... che poi posso dire, Antonio non mi ha esaltato come personaggio, però non gli ho nulla da dire conto perché comunque è stato un ottimo concorrente. A parte quando ha fregnato, quando l'avevano penalizzato. Vabbè, lì ha fatto... Ha avuto un po' quell'orgoglio siciliano bello potente, cioè del tipo gioco, mi devi cara. Fare... no, infatti, chi se ne frega. L'unica cosa è che lui, secondo me, alla fine, anche per come si era disposto anche al centro durante l'annuncio, presente che okay, così, sì. Che era lì con la testa chinata così... Quello mi ha dato fastidio. Lui si è proprio fatto il film in testa, cioè aveva già scritto la vittoria, ha detto io ho vinto. Cioè, secondo me, lui aveva già capito di... lui ha giocato la carta moglie col pancione. Moglie col pancione, esatto. Ha giocato tutte le carte possibili, ma poi tutta la storia era perfetta per lui e poi scoprire che non sei il protagonista di quella storia deve essere una roba pesantissima. Infatti un po' è studiata tipo 10 anni fa e tu esatto. Ma tutta sta roba poi tra 10 anni vado a Masterchef. Esatto, lascio il lavoro, ho lasciato nel momento perfetto mia moglie con la figlia a casa, quindi c'è anche questa roba un po' tragica, drammatica e è il film perfetto e poi ha scoperto che la regia non era sua che non era in mano a lui tutta la sceneggiatura del film, ma in mano ai giudici di Masterchef. Cosa ti sei segnato? Ti sei segnato delle robe? No, io no. No, dicevo a Pingu. No, no, io stavo leggendo la chat. No, ah, no. Ok, beh, giustamente. Perché è solo su due schermi qua. Sì, sì, sì. No, vabbè. Armi, non so. No, ho notato che ogni anno cambiano... A volte. Che paura. Ovviamente stavo bevendo, quindi mi è andato anche sul boccaglio. Ogni anno cambiano come si consegnano i piatti. Ah, è vero, questa volta. Cioè, a sto giro c'era sta cosa che c'era, esatto, il campanello che chiama il cameriere, loro devono avere fatto 3 piatti diversi che portano. Okay. Perché c'erano edizioni in cui facevano un solo piatto, altre che dovevano portarlo tutti insieme, altre che dovevano. Facevano, cioè, se lo portava uno non potevano portarlo gli altri. Okay, così. Certo.
a sto giro hanno fatto sta cosa che non ho ben capito perché, cioè, ero in tensione per okay. i camerieri. Ah, per i camerieri che sbagliassero, cioè, qualcosa. Tu sei un cameriere professionista, ti chiami e dici: guarda, c'è da fare la finale di Masterchef, tu prendi il piatto del concorrente, tre piatti e li porti ai giudici. Dici che se ti inciampi, quanti soldi chiedi? Ah, io chiederei almeno... Cioè, cioè, se tu scazzi, hai buttato nel cesso una possibilità, una persona di vincere 100.000 euro e fare il suo libro, vincere Masterchef. Però scazzare vuol dire proprio che ti inciampi. Ti linciano per strada se tu fai una roba del genere. No, 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 cioè, però è come sbagliare il portare il piatto a una persona famosissima nel tuo ristorante. Cioè molto meno. Dici molto meno. Meno. Lì sei okay. in diretta, ma sei registrato. Da allora forse quei camerieri lì a portata vengono pagati 10.000 euro. A portata, a piatto, esattamente. Può essere. No, cioè, se ci pensa, io non lo potrei mai fare. Non ci avevo pensato. Non sono un bravo cameriere, però. Cioè, che ansia da, mi sembra una roba folle. No, non ci avevo minimamente pensato. Ma in realtà, in generale, quando hanno... è capitato altre volte che facessero nelle vecchie edizioni tipo dell'esterno, ovviamente non qua perché non c'era budget, e delle esterne dove magari c'era il punto della cucinata molto lontano, sì. ed era una magari di quelle esterne finali dove sono in 5 o 4, cose così, e magari c'era il cameriere che si doveva attraversare tutti i scalini, robe, con questo piatto. Quello mi sembra, perché, come dire, gravare un essere umano di tutta quella responsabilità. Se ci pensi, alla fine erano tre piatti, perché tutte le volte erano due camerieri, esattamente. Non faceva come noi nel video col trick dei 10 piatti. No, non faceva. E la cosa è che però ci pensavo, loro hanno, quella sera lì hanno mangiato, quel pomeriggio hanno mangiato come dei bufali. Infatti, anche perché scherzavano sul fatto che Barbieri avesse finito il piatto, che Barbieri dice no perché devo assaggiare tutto, sì. E quanto cazzo hanno mangiato? Effettivamente loro si sono mangiati, cioè, tutte le portate per tre. Sì, esatto, è vero. Poi magari non le hanno finite tutte, però hanno mangiato bene, cioè mi sembra impegnativo, cioè, in confronto a Nelson ieri ha digiunato. Merda, veramente. Non so, è tosto. Quello sì. E poi quello che mi chiedo anche è che comunque tu, cioè, per quanto magari possano bere dell'acqua, poi non so se hanno il vino, cosa, non ho notato, e tu comunque sei influenzato da quello che hai mangiato prima. Cioè, se tu ti mangi una roba, come dire, molto sapida, dopo te ne mangi una che magari è salata giusta, ma quella prima era molto carica. Secondo me la hanno dei piccoli male. Sciottini di vodka ogni volta tra una mancia e l'altra. Non sentono più niente delle papille gustative. Esatto. No, magari si lavano. Non lo so, perché comunque ti influenza molto. Zenzero. Cioè, un conto è uno che ti fa. Però lo zenzero. Però sicuramente avranno delle robe che possono assaggiare per salviette. Non lo so, perché appunto un conto è io chef ti faccio tutto il pranzo, ok, e quindi magari mi costruisco io il mio percorso degustativo, che quindi senti cose diverse. Però lì tu dici, lì sono tre mischiati, quindi tu non riesci a avere questa cosa. Allora è vero, però ripeto, come magari il loro lavoro, dei profumi, cioè quando tu senti dei profumi c'è il caffè che di solito hanno per veramente? Cercare di per cercare di renderti di nuovo neutrale il l'olfatto, e che magari hai appena mangiato una roba mega salata, roba che mangi dopo e dici è senza sale. Quello, invece sei solo influenzato. È come, che ne so, nei concerti uno ti fa, se fai male la scaletta, magari fai la canzone alla velocità giusta, tutta carica, quella dopo è un po' magari più lenta di BPM, ti sembra una rottura di palle perché prima avevi una roba carica. Quindi secondo me quello influisce un botto. Può essere. Scusa, dico, Martina Franca dice: a proposito, Cassandra fa la cameriera nel ristorante di Valerio. Io pensavo facesse la cuoca. Di Valerio Braschi. La cameriera. So se la faccio ancora, ma sì, Braschi. Ma lei, scusa, era già cameriera, no? Non mi ricordo male. Lei era cameriera. Era già cameriera prima di andare. Però adesso non so. No, dico prima di andare a Masterchef. Prima di andare a Masterchef. Faceva cameriera, ok. Sì. Come Eleonora. Come Eleonora adesso può tornare dove lavorava e sbattergli in faccia la vittoria. Ma no, prima la sbatte in faccia a suo padre, perché si è palesemente capito che c'era un rapporto padre-figlio. Lì, altra cosa, secondo me, è molto peso, cioè ti mette in difficoltà. L'avere i parenti, di brutto. Sì, cioè dipende, no, nel senso, dipende che rapporto hai. Tipo, probabilmente Michela era, come dire, molto contenta di avere tutta la sua famiglia. Ma lei l'ha detto, Eleonora, che non era contenta. Cioè, esatto, non, non è che non era contenta. No, però nel senso, però... lei magari ha un rapporto difficoltoso con i genitori, come capita a tutti, anche la sorella. Magari ci hanno avuto dei momenti anche un po' cringe, non so, così. Cavolo, è lì il tuo momento della vita dove ti giochi tutto e arrivano loro. Però c'è anche da dire, è impegnativo, che... cioè se lei avesse perso poteva andare a casa e fare una scenata. Fare una scenata, però c'è anche molto anziani i suoi genitori, pazzesco. È vero. Però è vero anche che povera Eleonora, non avrei portato i genitori se i rapporti sono tesi. Però aspetta, pensati a Eleonora che ha vinto, riguarda la puntata, c'è un confessionale con suo padre che dice che orgoglioso, dice sono molto orgoglioso. Vabbè, cioè, ma se non vincevo?
se non vinceva, beh, però il confessionale posso dire che anche sta cosa, bravi tutti, è già capitato in tante volte a Masterchef che magari si ricucivano il rapporto, sì. C'era tipo Rubina nel Masterchef All Stars che gli era arrivata la lettera della mamma che non sentiva da una bravi vita. Tutti quando si hanno dei successi, quando è il figlio che finalmente fa successo no, comunque sono orgogliosi di te, grazie al cazzo, cioè facile, devi stargli vicino quando sta male, quando vince 100.000 euro tu dici, esatto, vabbè, cioè, effettivamente per me è questa roba fastidiosa. Vabbè, comunque era alla fine, secondo me è una vittoria meritata, soprattutto dal punto di vista, come ne parlavo prima con Frank, del menù. Cioè è l'unica che... Sì, l'unico menù non banale. Però mi è stato sulle palle sta cosa che lei dice, ah, vi porto la cucina giapponese. Però alla fine... Poi alla fine era influenzata dalle sue cose, l'hanno notato i giudici. Però come l'aveva presentato lei sembrava molto... Poteva presentarlo al contrario, cioè nel senso, esatto, con l'influenza giapponese. Esatto, perché secondo me se vai lì a fare il tuo menù, cioè deve essere un punto prima di tutto personale. Che poi alla fine era così. Però l'ha presentato male. Sì. Cioè sembrava più... A me piace la cucina giapponese, vi porto dei piatti giapponesi. E poi ci ha piccato Rob. Esatto. Mia però la cosa assurda, il menù di Michela, banalissimo, carino, solo dolce con coro. Cioè sembrava di andare in Trentino. No, sul lago di Garda, sì, entrare in un ristorante e avere il menù di Michela. Però la cosa che ho notato è che il menù di Eleonora era l'unico che prevedeva delle robe separate. Non so se ci avete fatto caso. Cioè, tipo insalatina. Ah, sì, è vero. Oppure anche, secondo me è stato una genialata. Il bubble tea figo. Cioè, che finisci con un bubble tea. Una volta lo facevano di più. Ok. Né a Masterchef, nelle finali. Invece, sì, no, lei è stata brava da quel punto di vista. E poi anche quell'antipasto, ammetto, mi ispirava tantissimo. Anche a me. Cioè, quella roba che la metti in bocca così. E poi lì apprezzo. Ovvio, c'è molto di montaggio. Però, tipo, mi ha fatto ridere Barbieri che notava che non era ben croccante. Cioè, non era ben. Barbieri, diciamo, incredibile negli assaggi. E invece subito Cannavacciuolo, mettilo in bocca, senti, esatto, cioè mangia, insomma. È vero, vero. E quello mi ha fatto un po' ridere. Io rimango sempre molto affascinato da come assaggio i piatti Barbieri. Non so se notate che è l'unico giudice che tipo prende le cose a parte. Esatto, le prende a parte, proprio se la è incredibile, cioè è una roba stracuriosa che gli altri sembrano fare di meno, però sì, è molto figo. E stavo pensando ad altre robe che mi avevano affascinato, comunque mi avevano un po' sconvolto, ma no, poi alla fine è stata molto normale. No, la cosa che mi sarebbe piaciuta è tipo una finale in cui loro hanno una brigata da gestire, c'è una loro brigata che fa i loro piatti da gestire, lavoro, però altro lavoro, cioè non è la quella è il kitchen. Esatto, il kitchen finiva così con loro, anche se c'era quella cosa fastidiosissima per cui la brigata erano gli stessi vecchi concorrenti. Gente buttata fuori. Ok. Dice, come può venire bene? Sì, sì, è vero. Perché effettivamente gente che è uscita fuori perché non riusciva a fare, esatto, in brigata. Esatto, è quello che quello è fastidio. Però la faccia, anche perché poi si schieravano. Io sto con te, tu stai con l'altro. Ah, ok, peso. Perché sceglievano loro. Perché effettivamente se tu hai in brigata quello che ti fa l'altro è finito. Comunque dicono, siete pronti a vedere Scabin come giudice l'anno prossimo? Aspetto. Secondo me saranno quattro giudici. Quattro giudici? Secondo me quattro. Sì, possibile. Boh, che cazzo lasci? Secondo me cinque con Iginio Massari. Iginio Massari non c'è più. Esatto, lui è depennato e viene Deborah. Ah, è vero. Deborah Massari. È vero che c'è la figlia. Speriamo con un po' più di budget. No, l'alternativa. Cioè, a meno che magari non so, magari Locatelli si è rotto le palle e vuole tornare. No, Locatelli per me gli piace un botto stare. Però c'è una buona chimica tra i giudici. Anche il fatto che si siano ritrovati tutti d'accordo sul vincitore, per me quello è stato fighissimo. Vabbè, ma sarà sempre così. No, non è vero. In altre stagioni non era stato così. Cioè, loro lì hanno proprio chiuso dicendo, vabbè, ma siamo tutti d'accordo. Sì, ma quello è montato, non è vero. Cosa vuol dire montato? Quei giudizi per me sono tutti fighi. No. 100% tutti fighi. 100% tutti fighi. Non tutti fatti in posto. Cioè, nel senso, 100%. È sempre un... Cioè, finisce poi sempre uguale. 100%. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. No, okay. Anche quando poi dicono sempre cose che però non fanno capire di chi stanno parlando, sì. Si capisce, non si capisce, mettono il dubbio, palesemente costruiti dopo. Ok. Non lo sapremo mai. No, non lo sapremo magari mai. Magari sì. Cioè, là alla fine hanno detto una roba prima di annunciare il vincitore che era tipo, ah vabbè Bruno, allora sei d'accordo anche tu, hai fatto tutta una roba così. Sì, sì, per... Se sei d'accordo, vabbè, si capiva che... Secondo me è tutto... Ok, prodotto. No, ci sta. No, però il... Ecco, dire. Non mi ricordo più. Forse sui giudici? Sul... No. Ah no, non so se avete visto Cannavacciuolo da Cattel. No, non l'ho visto. E lì dice, parole sue, che c'è un bellissimo team che giocano un sacco a ping pong tra di loro, tra una manche e l'altra, okay.
che proprio vanno, magari è uno al ristorante dell'altro, fanno qualche vacanza insieme se riescono. Cioè, come dice lui, sono proprio amiconi. Che figo. Sarà vero? Secondo me sì, può essere. Anche, ma scherzano un botto tra di loro. A volte. Cioè, però c'è stato il momento in cui. A volte sì, se la prende, poi. No, perché tipo Catherine dice: ma quindi andate a mangiare proprio nei ristoranti rispettivi? E Cannava Ciolo, tipo, tentenna un po', poi fa: eh sì, però chiaramente. Cioè, Giorgio sta a Londra. Io magari sono un po' più comodo così. Barbiere in un ristorante. Vabbè. Sputagli in faccia. Veramente. No, la cosa che stavo riflettendo, come fanno, secondo voi, tipo lì nella finale, avete presente ad esempio quando c'è il discorso di Locatelli finale, che fa tutto, sì, il discorso fighissimo, okay, così. Ma dite che non lo sbagliano? Cioè, loro come sì, lo rifanno più volte. Sì, possibile. Tutti quei discorsi io continuo a capire. Tutte le volte dico invece sono bravissimi e riescono a non sbagliare. No, mi sembra. Secondo me sono migliorati, nel senso che anche quando riguardavo da poco delle edizioni vecchie, le recitavano peggio. Okay. Adesso secondo me sono migliorati un botto, soprattutto Cannavacciuolo. Ok. E però secondo me o hanno un gobbo da qualche parte, io continuo a chiedermi dove cavolo sia, oppure ma è dietro, tipo. Eh sì, cioè, ci ho pensato un botto di volte, può essere in fondo, però dopo uno si gira e vede. Infatti. Non lo so, continuo a chiedermelo. E alternativamente gliele dicono e fanno a pezzi. Perché io ero arrivato alla conclusione che sono dei pro, cioè sono proprio delle, se la studiano da Dio, loro arrivano lì e riescono a fare tutta la prima, però mi sembra impossibile. Mai nella vita. No, okay. Per un attimo ho avuto anche il dubbio, ma sarebbe assurdo, che fanno tipo un briefing prima. Ok. Dicendo a ognuno più o meno cosa deve dire, poi vanno loro come gli viene. Ah, ok, può essere. Cioè, nel senso che magari negli anni sono impratichiti, è molto rischioso e probabilmente non verrebbe così bene. Per come parla Barbieri non sta improvvisando. Okay. Anche per come parla Locatelli non sembra improvvisato, sembra scritto. C'è anche il discorso che fa... Sì, perché sono sempre discorsi comunque che hanno sono costruiti bene. Ok. Non so, è difficile. Io continuo a dire che secondo me registrano tre finali diversi, se no non si spiega. Perché? Infatti ero curioso. No, secondo me. No, in che senso? Quando vincere uno a due. Beh, farebbe straridere. Dobbiamo fare le vittorie di tutti, poi dopo. Deluso però che se non ho visto male, se non mi sono distratto, cioè... ha proclamato il vincitore, una bacia a braccio, ma quello non è successo quello niente, fa rimanere sempre male, sempre a me dispiace, ma io avendo rivisto da poco MasterChef Italia 9 con si chiamava Antonio anche lui, se non sbaglio, okay, che si chiama Antonio, sì, Antonio, che chiede di sposarlo al suo compagno, cioè quella cosa è clamorosa. Quindi una roba ci vorrebbe sempre una gigante, cosa del genere. No, io l'unica cosa che pensavo mentre stavo guardando la puntata è loro sapranno, cioè tipo i libri pubblicati del concorrente, okay, sì, fanno guadagnare anche il programma MasterChef. Vabbè, certo, i diritti. Esatto. Io quindi ti chiedi chi comprerebbe il libro. No, io mi sono chiesto, ma chi comprerebbe il libro di Michela? Cioè, perché, oppure metti che vinceva Cassandra. Ma perché a te sta sulle palle? No, metti Cassandra, persona antipaticissima. No, secondo me c'è da tenere in considerazione questa roba. Esatto, perché, cioè loro sono che fa girare la baracca. Se fai però due conti, ok, il libro di Michela lo comprerei. No. Libro di Antonio? No. Eleonora di brutto. Eleonora sarei curioso. Voglio vedere comunque lo comprate. È la prima volta che ho detto lo vorrei comprare. Poi ho detto effettivamente saranno delle ricette troppo. Sarà una roba. Ma no, ma più che altro sarà un libro delle palle, secondo me. No, per me no. Dai, su quello non sono convinto. E io non capisco sta cosa che debbano scrivere il libro di cucina. Che mi sembra proprio inutile. Beh, no, solo per vendere. È per vendere, però gli dai una grande. Ok, ma è appena nato, cioè non è uno che ha uno la sua idea di cucire del mondo. Non ne abbiamo mai preso uno, quindi magari dentro ci sono in realtà le ricette che poi hanno fatto. Secondo me non è tanto le ricette, più il loro... spiega il loro concetto di cucina. No, secondo me penso più che le ricette. Le ricette. Sì, ma sarà un minimo. Ah, ok. No, secondo me è un libro di ricette. Ma chi compra il libro dei vincitori di MasterChef, scusate. Però me lo chiedo anch'io. Effettivamente. No, prenderlo. La cosa che secondo me dovrebbero fare, che non riesco a capire perché sia così basso, 100.000 euro sono tantissimi, ma sono gettoni d'oro. Sono pochissimi. Sono gettoni d'oro anche. Ah, ok. E l'oro come. Non ne dici come vale. Vabbè, sono sempre 100.000 euro. Però, nel senso, e poi sono le tasse. È basso. Se non sbaglio. Vabbè, perché? Madonna, quanto vuoi? Secondo me un già non ha budget. Dovrebbe vincere 500.000 euro. Vabbè, ma non è che per forza deve. Anche sta cosa, non è che deve aprire il ristorante. Ha vinto, va a lavorare in una cucina a farsi la sua gavetta. Ok. Anzi, adesso è figo perché da qualche anno ti danno il corso di cucina all'Alma. Ok. E quella è una cosa molto figa. Quella è figo. Cavolo, è la scuola più importante d'Italia, a Parma. Tra l'altro, potremmo andare a visitare. Secondo me dovrebbero mischiare con quattro ristoranti, che quattro ristoranti ti dà anche tipo l'assicurazione, la macchina, il sistema Verisure. E secondo me potrebbero mischiare le robe.
Vabbè. Però sì, finale che ci scorderemo secondo me tra qualche giorno. Però io sono stato molto contento. Un bellissimo finale da essere felice. Ricordiamo che non ti fava contro. Io tifavo Eleonora. Tonno non voleva. Ma pensavo vincesse Antonio. Anch'io ti ho detto che pensavo vincesse Antonio, ma ho scommesso su Eleonora. Quindi qua l'unico truso coerente. Che pensava e voleva. No, è una roba da notare che non so se avete visto alla fine. Niccolò non ha partecipato ai festeggiamenti di Eleonora. C'è tutti che scippano sta coppia adesso. Esatto, c'era qualcosa tra di loro. Perché infatti poi c'è il momento in cui Niccolò dice di essersi lasciato. Ok, sì. Poi lì litigano anche un po', secondo me può essere che loro ci sia qualcosa. Ci sia qualcosa. Infatti è pesante. Sarebbero anche buffi insieme. Io sono rimasto un po' male che non ci fosse alla fine nei festeggiamenti, o almeno che si tenesse da parte, cioè proprio non era nell'inquadratura, infatti non capivo. E ha fatto anche poco pensavo che Niccolò lo prendessero un botto in mezzo alla finale, invece ha fatto pochissimo. Pochissime battute, poco tifo, un po' mi è dispiaciuto. Chissà. Si vede sullo sfondo che si abbracciano. No, ma è ufficiale in un'intervista, Niccolò ha detto che si stanno frequentando. Ma perché su TikTok è pieno di edit tra loro due, si commentano le cose tutti dolci. Ma era incredibile comunque che micromondo si creano su queste stronzate che dovrebbero essere loro. Però effettivamente è la roba che tira, perché due concorrenti che si innamorano è una roba che tirerà sempre tantissimo. Spero per quando si servano medici che Niccolò non faccia il medico. Speriamo. Io spero che continui la sua carriera in cucina, perché mi sembra più sua. Ma si è detto che farebbe l'amore col suo piatto. A me era quella battuta, mi ha fatto stare. Oddio, me la son persa. Ha detto che farebbe l'amore piatto, quello mio, col piatto di Eleonora. E di fianco c'era tipo Sara Naldi, che ha detto: ma dai, ma cosa? Cioè, tipo, ho detto: ma che battute sono? C'è una roba del genere. E ho fatto spaccare. Bellissima edizione senza censure. Ho apprezzato un botto. Secondo me tutte le esclamazioni. Non hanno il budget, secondo me. Però meglio, cioè, sono senza esclamazioni, senza censure. Fai caso, una volta, tipo prima serata censuravano tutto e seconda serata no. Ma guarda, no, vecchie edizioni. La prima puntata, scusa. No, Pingu, vecchie edizioni censuravano tutto. Cioè, ho rivisto la 9, è tutto censurato. Ok. Tutte le puntate. E questa no. Questa non c'era censurato niente. Era di cazzo continuamente. Non ci ho fatto caso. Ma come? È perché te le dici di continuo. Non ho il filtro, assolutamente. Ma è vero, il video montavo ieri era pieno. Vabbè, Eleonora ha pure bestemmiato e ha vinto. Che grande, mi ricordavo. Cosa? Che non credo. Vabbè, ma è toscano, non conta. Io no, è vero. Comunque, secondo me c'è stata anche una relazione, se posso dire, e poi finisco l'ambito relazione tra Deborah e Antonio. Secondo me c'era stato comunque un. Anche secondo me. Un flirt, e poi magari non è. Secondo me, niente. Perché erano molto, molto legati e poi pensare male. No, a me ha fatto anche a ridere che la moglie d'Antonio un po' assomiglia a Deborah, cioè hanno delle piccole. Esatto, sono d'accordo. Molto. No, ma infatti palese. Poi fratellanza, cioè amicizia sicuramente. No, una cosa bella delle prossime stagioni sarebbe, io vorrei, però capisco che questa roba a voi non piacerà, inserire una telecamera su un luogo di ritrovo fuori puntata del, cioè tipo il Grande Fratello. Esatto. Grande Fratello, veramente. Cioè dai. Non c'entra niente con la competizione, anche perché te è che io sarei molto di basarti su quello che non fa. Vorrei curioso. Io vorrei una GoPro un POV Cannavacciuolo tipo. Quello bello, hanno quello messo bello. Il POV nelle partite di rugby sull'arbitro, che fa bello. È fighissimo, cioè tu a un certo punto sei in mezzo ai giocatori, perché non metterlo su Cannavacciuolo? No, in realtà se avessero la bodycam tutti i concorrenti, secondo me è figo. Bello, cioè sì, che li vedi nei momenti di panico che iniziano a fare tutto a caso. Sì. Secondo me sarebbe molto bello. Non so se avete notato che quando Antonio ha preso in braccio Eleonora stava per prenderla per il sedere, ma poi ha spostato la mano sulla schiaffa. Vabbè, ma non è bravissimo a notare dei dettagli, no, incredibili. Michela è saltata sopra ad Antonio. Ok. Sono abbracciati quando lei. Antonio gli ha dato un pugno. No, però cioè, lei proprio gli è saltata sopra. Sì. E, secondo me, cioè, comunque è una persona di una certa stazza, Michela, anche alta. Ah, Michela, cioè, ok. Mi ero perso, sì sì, okay. Sì sì, Michela quando era andato in finale, sì, no? Sì. Cioè io, a me Antonio ha faticato un attimo. Nel senso, beh, cioè io non ce la farei, io morirei proprio. Non parlo di Pingu che ha L5 andata, però insomma. Vabbè, un attimo di. No, no, certo, assolutamente. Michele e Antonio non studiamo, e lì non ho capito. No, non ho capito niente. Ma anche quando chiedono a Eleonora chi vorresti in finale, dice tutti tranne Antonio. Poi Antonio in finale, grande Antonio, sì, lo sapevo. Però, no, ma era una rivalità, secondo me, una rivalità buona, cioè nel senso, no, tra capito, una competizione che li ha. Ma tu hai detto che hai giocato Valheim, ma l'hai visto di brutto comunque alla fine. Master, beh, cioè, perché Valheim è comunque un gioco. Sei stato più che attento, infatti è assurdo. No, mi sono perso un botto di roba. Vabbè, tutti odiavano Michela, poi alla fine, chissà come, diventano amici. Sarà che rimangono un po'. Esatto. Come anche che comunque al di là dello show, cioè intanto vedete solo le cose tagliate in un certo modo per darvi una narrazione. E poi c'è il lato umano che comunque ci si vede magari dopo, e così non è che uno deve litigare per forza.
E un'ultima osservazione che volevo fare. Eleonora sembrava sapere un qualcosa di più sulla cucina rispetto agli altri, nel senso che io, quando ho finito tutta la puntata, ho riflettuto sul fatto di dire: caspita, ma sembra che lei sappia qualcosa sui bilanciamenti dei piatti che tutti gli altri non sanno. Cioè, come se avesse studiato. Non lo dice. No, un'arma segreta. No, mi è venuto a pensare come se lei avesse in mano proprio un manuale che gli altri non hanno. Cioè, cos'è, un videogioco? No, aspetta, lo so che infatti riflettevo su questo. Cioè, ho pensato. È il talento. No, solo quello. No, non solo questo. Cioè, il quid. No, hai presente quelle robe. I pizzini. Hai presente quella roba che dite anche voi delle, che la cucina sta tutto nel bilanciamento dell'acido, di quell'altra roba Purtroppo lo diciamo noi. Lo dicevi te. Sì, no, ma lo dicono gli chef. Allora, secondo me lei conosce esattamente quel concetto. Ha un buon gusto. Non spaura. Sì, ho visto. Ha un buon palato. No, ok, ha un buon palato. Lei conosce quelle cinque regole fondamentali che dici te di bilanciare quei gusti lì, okay. E lo fa in tutti i suoi piatti, cosa che gli altri concorrenti non fanno. No, allora, secondo me sia lei che Antonio ce l'hanno. Ce l'ha anche Antonio, di bilanciare le cose, solo che lei c'ha molti più guizzi, nel senso che creativi. Per bilanciare questa cosa ti serve dell'acido. Antonio dice: ah, ci metto il limone, ci metto. Ok, esatto. Magari lei ci mette una roba che non penseresti non mai, penseresti però mai. Ci sta di brutto. Ok, la pensavo più o meno uguale, esatto. Però lei c'ha quel qualcosa in più, c'ha quello scalino in più. Perché la cosa strana è che lo vedevi solo in loro due, effettivamente, questa roba di approccio ai piatti. Cioè, mentre gli altri vanno un po' a tentativi e vediamo che cosa succede. Loro erano gli unici che assaggiando, o comunque anche quando assaggiavano i giudici, ti spiegavano che avevano controbilanciato le robe perfettamente e quindi si esaltavano la roba. L'avevo detto, hanno proprio in mano un'altra formula. Secondo me la differenza tra lei e Antonio è che Antonio è un buon esecutore. Ok. Che è un buon compositore. Compositore, ci sta. Bello, mi piace. No, ma poi è stato bello anche quando Cannavacciuolo, quando lei ha fatto quel doppio piatto, Eleonora, con l'insalatina, ha detto proprio che mangiando, non mi ricordo cos'era l'altro, cioè proprio cercavi l'insalata, quello ne avevi bisogno. Quindi fighissimo. È una sensazione sicuramente bella. E bravi che hanno commentato la cosa che non mettono abbastanza salsa nei piatti, perché effettivamente quando metti quelle due goccette di salsa che non ti bastano per niente, è un po' lì, lo chef prima era incazzatissimo. Ha portato le salse, non le ha usate nessuno. È vero, poverino. Lui si è fatto sti barattoli. Lui perché altro ha detto: vabbè, gli diamo quella posta giusta che se la mette insieme viene un piatto della Madonna e loro non la usano. Dirò di più: lui le ha preparate un mese prima quelle salse, dicendo: mi devo preparare. Poi nell'estratto di aglio nero, quindi è un concetto complicatissimo che lui fa da tre mesi. Poi le porta lì, gli usa due goccine di aglio nero nella roba e rimani mega deluso. Concordo. Però alla fine poi dice: no, bravissimi tutti. Sì, è vero. Molto educato lui. Molto anche quando trova le squame, elegantissimo. Oh, io continuo a pensare comunque che il pesce sia Le squame, tonno, l'ha allora, detto tutti. Le squame, no, va bene la lisca cielo, però secondo me tu sei stupido se porti il pesce nella finale di Masterchef. 100% troveranno la lisca, per la finale. Non è possibile. Cioè, allora, no, è possibile. Però secondo me te lo fa un... Chi è che l'aveva trovata? Che andava su Barbieri l'ha trovata. No, ma era di... Di Michela. Secondo me, Vez, te la stai rischiando. Cioè, si tratta anche, sì, dipenderà dal tipo di pesce, ma no, anche di sfiga. Cioè, è ovvio che c'è quella lisca lì che non hai calcolato dentro. Non portare il pesce, non portarlo. No, invece l'Onora ha tre pesci e nessuna lisca, bravissimo. Ah, beh, allora. No, è eccezionale. Forse con l'anguilla è più facile. Forse con l'anguilla. Sì, ma quanto ti ha fatto venire voglia quell'anguilla? Che no, ormai non. No, grande appassionato di anguilla. Ormai non. Quando vedi i cadaveri lì. Era lì caramellata. Ma non mangio più pesce da un botto. Niente, finito. Ah, devo dire che alcuni piatti mi hanno fatto veramente sbavare. E soprattutto il piatto che però mi ha fatto sbavare di più erano le lumache di Antonio. Ah, beh, quando le ho viste lì, ho detto: mamma mia, brividini, le vorrei assaggiare di brutto. Vabbè. No, raga, l'anguilla è difficile. L'anguilla, tu non se ti piace qua, le valli di Comacchio si spaccano di anguilla. Vorrei il piatto tipico. Vorrei una volta andarmi a spaccare di anguilla. Anche perché penso che ce ne siano tantissimi. Sì, sì. Esatto. Sì. Come il granchio blu. Come il granchio blu. Finito. Fammi pensare le ultime robe. Direi all'anno prossimo. All'anno prossimo, vedendo con Scabin. Speriamo con del budget. Speriamo con un po' di budget. Che arrivi con un finanziatore. Non può pagare Cannavacciuolo, tanto murato di soldi. Sì, effettivamente. Boh. Siamo qualcosa, questi ragazzi. Poveri. Sì. Mettete una quota di iscrizione. Togliamo i 100.000 euro. No, non puoi togliere. Togliamo i 100.000 euro. Li usiamo per fare una prova interessante. Non puoi togliere 100.000 euro. Comunque 100.000 euro deve essere a quanto pare la cifra standard di tutti gli show. Perché anche nuova scena con Fibra è vinci 100.000 euro. Cazzo, ma vinci 500.000, ma fai le cose in grande. Ma sono un botto di soldi. Un milione. Ma 100.000 li vincono easy all'eredità, eh.
No, alla cosa dei bar. No, no, ma sì. No, 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 okay. Io molto meno. Vabbè, carichi per Pechino solo io. Un giudizio su Cabin vi ha convinto, secondo me sarà uno dei giudici più odiosi della storia, però vediamo. E... no, ma a me, cioè, a pelle sta simpatico. Poi, vabbè, non no, magari so. È molto bravo, magari ci sta. Vabbè, ha fatto la storia. Sì. E basta. Io direi che possiamo passare al momento gaming, ma prima devo andare in bagno. Ma allora adesso manteremo il nostro spezzone. Allora, date 10 minuti sì. E ho sbagliato, ci date 10 minuti e arriviamo con un video. Ah, quindi addirittura posso mangiare qualcosa. Puoi mangiare qualcosa. Posso mangiare qualcosa. Ma deve mangiare per continuamente. Ma perché no? Ma io devo rifillarmi, non so come tu faccia. Tu sbagli, cioè tu arrivi alla... Ho fatto colazione, ho mangiato un'arancia prima, basta. Forse è l'arancia che ti dà la potenza. Devo ricominciare anch'io. Andiamo per Masterchef, su Masterchef per la copertina. Si Gaia, però senza spoiler. Cioè metti magari i tre giudici, scriviamo la finalona. E basta. Ok, 10 minuti di pausa. Adesso vi tiro sulla musica a cariola. Quindi tenetevi pronti. Ok, vabbè. Ciao, ciao ragazzi. Bella.